Thank you very much and good afternoon, everyone. I send you the greetings of Director Alessandro Nova, whom I would like to thank for entrusting this task to me. And it's a great pleasure to moderate this first afternoon session. And I am delighted to be introducing Claudia Dedepol, who is the archivist of the Warburg Institute in London. She has studied art history and Italian literature in Göttingen and Hamburg, and joined the staff of the Warburg Institute in the year 2000. Since 2006, she is responsible for the archive, and she held fellowships at the Center for Literary and Cultural Research in Berlin, and at the Center for Advanced Studies Morphomata at the University of Cologne. Her academic work focuses on 15th century Italian art and architecture, and on art historiography around 1900. She has published widely on the genesis of A.B. Warburg's ideas and key terms, with a special interest in his concept of myth and mythology. She is currently co-editing the volume of Kleine Schriften und Vorträge, forthcoming in the series of Warburg's Gesamte Schriften, Studienausgabe. So the title of her talk today is Einschwingen, Ausschwingen, Oscillation of the Pendulum. So we are very much looking forward to your talk, and I hand it over to you. So please, dear Claudia. Thank you very much, Giovanna. Maybe I should first share my screen and see if that works. Does it work? Can you see my screen? We see your screen, but we see the Zoom page. So you didn't share the PowerPoint with the... That's strange because... can you see it now? We still see the Zoom page. Oh, no. Because I see the PowerPoint. And it worked this morning. You might probably stop and restart because usually... Okay, I'm sorry. Try to choose a different window. So that is still... But the Zoom page doesn't. It's still not. So now you didn't share, so you stopped sharing. Oh, okay, so now I'm sorry. So now I have to. I'm sorry. Now? Right, so you can go to full, yes, full screen. Okay, perfect. Sorry, I don't know what happened there. So, grazie Giovanna, grazie a Katia Mazzucco e Beatrice Paolo Strozzi per l'organizzazione e per l'invito alla Accademia Columbaria. I'll switch to English now, as Giovanna has already announced. This section with Matthew and me will be in English, and I shall start right away so that we don't lose any time. I just taken a photo, and an old photo of Florence. This is actually basically the view which we have seen on the program of the Lessico Warburgiano. In one of A.B. Warburg's best known yet most opaque texts, his last draft for an introduction to the Bilder Atlas Memosyne, dictated on 11 June 1929, he uses a heavily metaphor-laden language. In his highly condensed first paragraph, one metaphor stands out, the oscillating pendulum. Unfortunately, and I need to stress this right out, none of the two translations into English, Matthew Ramplis and Joseph Spooner's, manages to maintain the image, which makes close reading of Warburg's metaphorical language in translation highly challenging. I shall read out Spooner's most recent translation. Sorry to interrupt you, but we don't see the full screen. I don't know if the others see it, but I don't see the full screen. Sorry, you don't see the... No, I can confirm I don't. Sorry, you don't see my second slide? No. Not yet. I'm sorry. Might be that some window overlaps, or you have some other window open at the same time. I'm just using two screens. That's a problem. I'm so sorry. Does it
did work at the beginning. Now? Not yet. Oh, I'm so sorry. I may suggest to close the PowerPoint and then open it again. Never mind, this is something... God, now it's... ...can happen. I'm so sorry, this is really... I've done this in the past and it just doesn't. Can we maybe, I don't know what we should do. It just worked for a second. Yes. There. Yeah? If you go to full screen now. Full screen, yes, indeed. But you didn't see my second slide. No, just try to go, yes, full screen and then try with the second slide if you... Can you see it? Kind of broken or cut. It just doesn't. Because I see them on my screen. Mm. Don't quite know what to do. One thing you could try is quickly saving the presentation as a PDF and then reopening it. Oh, what like I might do is actually I just disconnect my screen, one of my screens. Maybe it does work. Now we are seeing the second slide with the writings. Yeah, okay. So we're and going. You can activate the full screen. I'm sorry. Can you see it now? Can you now see my second slide? Yep. First, second. Yeah? Yes, the second. Okay, so. I'm really sorry for this. It's just, okay, we'll continue. Sorry, so now we start again with Warburg, the first paragraph of Warburg's introduction to his Bilder Atlas Memosyne, which I have here in German original and in Joseph Spooner's English translation. So, we may arguably denote conscious distanciation between the self and the outside world, as an act fundamental to human civilization. When this interspace becomes the soil in which artistic creation grows, the preconditions are met for this consciousness of distance to perform a permanent social role. In its rhythmic alternation between engaging with the subject matter, einschwingen in die Materie, and disengaging to approach zur Versöhnung, ausschwingen zu der Versöhnung, this role entails that orbiting between pictorial and symbolic cosmologic with sufficiency of failure as an orienting intellectual tool is in fact a reflection of the fate of human culture. End of quote. We may call the image of an oscillating pendulum Warburg's model of a cognitive spectrum, if not cognition itself. The way he's speaking of einschwingen and ausschwingen, literally oscillating inwards and outwards, conceals what is oscillating between what he later determines as, quote, the utmost poles of the psychic behavior, Grenzpole des psychischen Verhaltens. Warburg's terminology implies that his poles are the reverse points of the amplitude of a pendulum. They mark the boundaries of an interspace, Zwischenraum, a temporal entity rather than a physical space, whose soil, substrat, by implication is said to nurture creativity. His main concern, however, is to determine the so-called poles or what they stand for as opposites. First, matter and so forth, a physical quality and a mental capacity. Second, pictorial cosmologic and symbolic cosmologic, arguably opposing approaches to abstract concepts of the world. And third, sufficiency and failure, qualifications of the result of a behavior-driven act, an act of perception whose product is expression. The images Warburg invokes in these sentences arguably visualize a theory of the creation of symbols. The image I focused on, oscillation, was undoubtedly inspired by the laws of mechanical physics. Yet in mechanical physics, the reverse point of a pendulum is never called a pole.
Poles stem from the terminology of electrodynamics, the science of the forces generated by tension in an electromagnetic field, where electrons are attracted or repelled by the magnetic north and south poles, or in a battery, where the same reaction is induced by chemicals. The pendulum, too, binds and releases energy. As it swings back and forth, there is a constant exchange between gravitational potential energy at the always identical maximum angle and kinetic energy at the point of equilibrium. The metaphor, The metaphor of the oscillating pendulum, we might also call it a Denkfigur, is deeply rooted in Warburg's theoretical notions. In the following, I shall take a look at its origins in his writings of the 1890s, a time of intense study of the theories of aesthetics, symbolism in particular. And here we see some of his notes of this time. We shall see how oscillation became fundamental for his concept of creativity by conflating two distinct models adopted from the physical sciences, the pendulum and the battery, into a comprehensive concept, namely polarity, which in the 1920s became the heuristic principle par excellence. Generally speaking, polarity refers to the dichotomy of two interrelated principles in either philosophy or biology or psychology. Binary models existed before Warburg. He was familiar with Tito Vignoli's theory of myth and science as evolutional opposites, Friedrich Nietzsche's theory of the Dionysian and the Apollinian as psychological opposites, and Goethe's model of antithetic polarity as the fundamental principle of morphology. But the association of dynamics in history with the generation and release of energy was, as I will show, of his own making. Around 1890, Warburg began to adopt so-called psychophysics for his own approach to the problem of style, namely the desire to comprehend the depiction of animation in 15th century paintings. Gustav Theodor Fechner is seen as the founder of psychophysics, but Warburg was probably introduced to this new aesthetics from below by his university teacher Theobald Ziegler in secondary readings. Already in 1889, he had acquired Friedrich von Stein's book on the origins of modern aesthetics of 1886. Warburg's own attempts at a theory of expression are maintained in his Fundamental Fragments for a Pragmatic Theory of Expression, also called Monistic Psychology of Art. We have heard about this before, a collection of aphorisms, including a number of diagrams. In several aphorisms, all dated 27 February 1892, Warburg draws an analogy between the world of physics, physikalische Welt, and the world of thinking, denkende Welt, coining the expression physics of thinking, Physik des Denkens, which he connects with von Stein's name. We can see here. Sorry, sorry for interrupting you, but I think I don't see it. Oh, it's again not working. Yes, I am afraid. What can you see now? I see the second slide and part of the third. It's not in full screen mode. Oh God! Because on my screen everything is. Oh. So nothing's moving. Not yet. Don't know what. Okay. Can you see my screen now? I see the PowerPoint in the presentation mode. No, not in full screen mode. Yeah, I stopped that. Okay. Now I go to full screen again. Yes. Which actually... Okay, so this is third slide. Can you see? No? Nothing's moving. I don't know what's... maybe it's blocked. Because on my screen, everything is moving fine. I don't know if someone from the organization could help. I don't know if you really sorry. Scusate, parlo alla regia. Mi sente?
It's the organizer speaking. I think if you want to send them or the PowerPoint. Oh, this is perhaps too big. I don't know. Or save it as a PDF and then open it as Acrobat Reader file. I don't know. So you see, this is bizarre because... So now you see my screen again. The mode doesn't work. Yes, actually nothing changed. So I see, I know it's not my problem, but I assume it's also for the others. Yes, the screen is still the same. Yes. So you don't, you see the full screen, but... It's like freezed on the second... Okay, so it is somehow frozen. So shall I stop and I stop screen sharing? Yes, maybe, yes. Okay, now you So now, you see it again? See it again, yes. Mm-hmm. And now I do now the... Now is the pendulum slider. Perfect. Yeah. Okay. Now it's going. Okay. Well, now it's working. This is bizarre. Okay, I'm really sorry, but this is sort of... So you had never seen this slide? This one, no, but now. Okay, so this was illustrating a song. Okay, I'm really so I'll move back. Can you see the next one now? Yes, now it's okay. Working. Okay, so now it's working. Okay, I go back to my last paragraph. So Warburg's own attempts at a theory of expression are maintained in his Fundamental Fragments for a Pragmatic Theory of Expression, also called Monistic Psychology of Art, a collection of aphorisms, including a number of diagrams. In several aphorisms, all dated 27 February 1892, Warburg draws an analogy between the world of physics, physikalische Welt, and the world of thinking, denkende Welt, coining the expression physics of thinking, Physik des Denkens, which he connects with von Stein's name. In the same context, Warburg copied one of von Stein's conclusions of a chapter on Italian theorists, among them Antonio Conti, who he claims, so von Stein claims, was impressed by Isaac Newton's experiments. I quote von Stein, and you see that quote on the right side in the German original. If one has followed the movements of human sensitivity, that is the history of aesthetics in every direction through observation, one can assume that the underlying laws are as mighty as the laws of gravitation, yet in their transmission distinct from mechanical effects. End of quote. In all its vagueness, the analogy is remarkable. It's a remarkable pretext for Warburg's concept of a Physik des Denkens, coined perhaps as a response to von Stein. Still on the very same day, labeled Physics of Thinking and Art, Warburg noted, among other aphorisms, quote, you see it here, the laws of symbolism, or rather art, are the same for the physics of thinking as the laws of gravitation or cosmology. A few months earlier, on 9 August 1891, Warburg had drawn two fairly similar diagrams, we can see them here, of a simple pendulum, one containing the word resistor, Widerstand, equivalent to air resistance in physics. The reverse points are labeled real appropriation, either wirkliche Besitzergreifung or realer Besitz, and denotation, Bezeichnung. Again, clearly opposites. And the midpoint, imitation, Nachbildung. Here Warburg locates the critical moment of creativity for the first time in an interspace between two opposing extremes. In the alternative small triangle below, on the left side, denotation is replaced by comparison, with the addition true and appropriation by real contact material. Where the pendulum is suspended, Warburg writes artist, Künstler, and more generally in brackets, seeing man, sehender Mann, on one of the diagrams, whereas on the other he adds artist's sway in the act of seeing. Translated into simple terms, the amplitude of the pendulum stands for the subject's either increasing or decreasing will or capacity to abstract its object, which must be the pendulum itself. That Warburg located
these cognitive mechanics of perception in the brain is revealed by a set of small sketches illustrating the physiology of seeing. They are dated 20 April 1892, the very day of Warburg's first attending Heinrich Ebbinghaus's seminars on general and experimental psychology in Berlin. How was all this translated in the psychology of 15th century Florentine society? Warburg's short article, Sandro Botticelli, published in 1898, is the first instance where the idea of the artist's psyche being reflected in his work comes to the fore. For Botticelli's putative capacity to represent a spectrum of emotions from introversion to extroversion, Warburg doesn't use the term oscillation or pole, but cycle, Kreislauf, changed to Umfang in his personal copy of the text. I quote, "In Sandro, the sense of reality becomes no more than a means to an end, that of expressing the whole cycle of human emotional life," end of quote. The same mental wrench is shared by both painter and patron in the conclusion of Warburg's three-part lecture series of October 1901, devoted to the Florentine banker Francesco Sassetti, as patron to Domenico Ghirlandaio, Sassetti being a manager of the Medici Bank and ally of Lorenzo il Magnifico, I quote, can you see the next one? Yes, thank okay, you. Okay, sorry, or was it, I just thought it was for me. I quote, Francesco Sassetti and Domenico Ghirlandaio seem to have concentrated their mind and their aspiration on widening their mental range, Erweiterung ihres seelischen Umfangs. Yet their temperament prevented them from reaching the utmost borders of tranquility and motion by their own efforts. That is why they carelessly allowed other cultures to help them representing the utmost borders of the emotional states, Grenzwerte menschlicher Seelenzustände, of tranquility and motion, end of quote. In the same Ghirlandaio lectures and related essays, Warburg introduced metaphors from the world of physics, oscillation, deflection, and balance to describe Sassetti as a prototypical Florentine patron. In his slim book on Bildniskunst of 1902, for example, in large parts identical with his first Ghirlandaio lecture of 1901, he writes, I quote, "Yet elemental yet harmonious in his vitality, Lebensenergie, this enigmatic creature joyfully accepted every psychic oscillation, seelische Schwingung, in an extension of his mental range, his geistigen Umfang, to be developed and exploited at leisure," end of quote. When reworking his third Ghirlandaio lecture of 1901 for a contribution to the Festschrift for his teacher August Schmaso in 1907, published in the same year as Francesco Sassetti's last injunctions to his sons, Warburg wanted to back up his idea of an analogy between a putative liberation from inattention through vivid expression and the discharge of energy in mechanical physics. In his 1901 lecture, he had drawn just once on a physical metaphor, that of balance. This was the point he took up 6 years later when he began to look into the theory of kinetic and gravitational potential energy as to advance his idea of a balance existing between progressive ancient Roman and regressive medieval Christian values, trust in God versus trust in the self, in terms of style, realism versus idealism. His aim was still to transform his metaphorical language into a proper theory of expression. Witnesses to this more scientific approach include a list of bibliographical references for relevant textbooks and a handwritten extract, which we can see here, from the entry Energie in Brockhaus's Konversationslexikon. It is impossible to know if Warburg did indeed study the books on his list, yet we do know that on 7 April 1907, he spoke to the physicist Stefan Lindig, an assistant of the experimental physicist Emil Warburg of the international renowned Imperial Physical Institute in Berlin, and asked him to explain to him the physics of potential and kinetic energy, as well as the mechanics of the amplitude of the pendulum.
As a result, Warburg began to speculate about the preservation in matter of energy produced by inner arousal. In this sense, he understood matter as both the physical matter of the human body and the mirroring image, its depiction. The metaphor he adopted once again to illustrate the process of energetic charge and discharge, the equivalent of emotional charge, was the simple pendulum with no friction that conserves energy in its mass. For Warburg, the artistic product or symbol worked in the same manner. Sassetti's above-mentioned vitality, a kind of natural energy, arguably a typical proto-enlightened capacity to reconcile opposite worldviews, could thus be interpreted as the origin of a particular, quote, enthusiastic yet concentrated power, Kraft, stored in the mass of the artistic products of equation, künstlerische Ausgleichserzeugnisse, or, quote, energy-laden symbols of balance, energetische Ausgleichssymbole, which the banker had commissioned. To put this merging of theory and history in context, I shall remind us that Warburg saw Sassetti as representing a progressive avant-garde. He believed the merchant could be viewed as a figure advancing the process of civilization through a liberation from medieval perspectives, even while maintaining these unchanged for his personal salvation. In his funeral chapel, Sassetti wanted to be seen as a devout Christian who had, quote, a firm and principled attachment to his medieval roots. While in another commission, Rossellino's portrait bust now in the Bargello, exhibiting, quote, the worldly intelligence of an ancient Roman ruler. Warburg believes Sassetti's adoption of a new equilibrium, a state of self-assertion between world denial and world affirmation, had been encouraged by Aristotle's ethical teaching with the equation of ethical happiness, ethische Glückseligkeit and virtuous energy, tugendhafte Energie. If Ghirlandaio's frescoes in the Sassetti Chapel marked a moment of the convergence of two stylistic opposites, realism, that is the typical language of Northern European portraiture, and idealism, as the typical language of the heroic Roman past, in a state of balance, Warburg observed the painter's Ghirlandaio's growing tendency to express the movement of body and soul, the so-called restitution of ancient parts, in the decoration of the slightly later executed and concurrent Tornabuoni chapel. In Warburg's Ninfa Fiorentina, a byproduct of his research on the patronage of Lorenzo de' Medici's circle, Francesco Sassetti and Giovanni Tornabuoni in particular, we find another idea determining the pendulum as Denkfigur. On 13 April 1900, the very day, as one of the drafts reveals, Warburg, A.B. Warburg and his friend André Jolles were together trying to analyze the psychology driving the physical movement of Ghirlandaio's classicizing nymph, Warburg sketched another pendulum. Here, Ghirlandaio's Ninfa, a motif from a narrative scene, is a prototypical definition of Umfang, circumscription, or scope, as written over the diagram. There is, however, an additional aspect to this, forward movement, Vorwärtsbewegung. A passage in Ernst Brücke's article, Die Darstellung der Bewegung durch die bildenden Künste, so meaning the representation of movement in the figurative arts, published in 1881, and copied by Warburg, can help explaining why he had what he had in mind sketching this diagram. Brücke, a physiologist, discusses the representation of movement in static images. Setting off from optics, he argues that the impression triggered by a stimulus is maintained through continuous repetition, like in a spinning wheel. For the representation of movement, Brücke's first example is the oscillation of the pendulum. His second, building on the first, two legs moving forward. The relevant passage in Brücke is telling with regard to Warburg's own idea of the representation of motion captured in this diagram. Brücke speaks of the recalling of a remembered image, Erinnerungsbild, something about we will hear in a second. So the remembered image of forward movement whenever the relatively static moment in which the forward moving leg touches the floor and the other leg still hasn't left the floor is represented.
According to Brücke, the viewer's psychic activity animates the image, something we might recognize in Gerlund Lager's Nympha too. To sum up, despite his private lesson in mechanical physics, Warburg continued to conflate mechanical physics and electrodynamics in one and the same concept of polarity. He even drew pendulum-shaped diagrams with plus-minus assignments as allusion to the emotional charge of both actions and their representation. And I show a few examples here. One from 1899, the others from 1929. So the whole spectrum of his own life. Inspired by electrostatics, the laws concerning the storage of an electric charge invented the term dynamogram. Yet all this is just the tip of the iceberg in trying to analyze Warburg's adoption of the terminology of mechanical physics, merged with electrodynamics and other specific scientific models. Due to time constraint, for example, I had to exclude completely the very complex aspect of memory. Specifically, the style-determining role of the remembrance of what Warburg simply called antiquity in a process of polarization, which he considered fundamental for the theory of culture. Thank you very much, and apologies for the technical glitches. Thank you, Claudia. You might stop sharing. Yeah, I will. Green, I think so. Thank you so much for your beautiful talk. I'm sure there will be a very rich and interesting discussion, but I think I will duly leave it for the end of the session, or maybe the end of the afternoon, since we are a little bit running out of time. And now it's a great pleasure for me to introduce Matthew Fallgraf. Matthew is a research associate in the research group Bilderfahrzeuge, A.B. Warburg's Legacy and the Future of Iconology, based at the Warburg Institute in London. He holds a PhD from Princeton University and has been a guest researcher at the Zentrum für Literatur und Kulturforschung in Berlin and a fellow in the research group Naturbilder at the University of Hamburg. He is currently preparing a book on the history of Ausdruckskunde, the interdisciplinary science of expression in early 20th century Germany. And his talk today is called Warburg's Erinnerungsbilder. So I'm very happy to hand it over to him now. So please, dear Matthew, the screen is yours. All right, thank you so much. Let me just prepare my slides. Yes, thank you. Thank you so much, Giovanna. It's really a pleasure to be here, and thank you also to Katya Matsuko. Can you see my screen? Yes, Matthew. Okay. Yes. Okay, is it working? Okay, good. thank you to Katya Matsuko and Beatrice Palozzi-Strozzi for the invitation. And I'm glad I can follow directly on what Claudia was speaking about, as our talks are in some way complementary. So, to begin, A.B. Warburg viewed the central question of his scholarship, the survival of antiquity, as foremost a question of the memory of images. And although he constantly tried to find the right formulation for that over the years, he almost invariably stuck with one term in particular, Bildgedächtnis, or literally image memory. In a letter to Franz Boas from 1924, he defined his library's research program as being only the phenomenological side, quote, the Niederschlag, of an entirely internal psychological problem of individual image memory, Bildgedächtnis. In 1929, he told Karl Fossler that his grand project for the Nemozuna Atlas would be nothing less than the foundation for a new theory of the function of the human memory of images. Again, Bildergedächtnis. So recent scholarship has made evident how Warburg's cultural science, his Kulturwissenschaft, embraced an astonishing scope of both the human and the natural sciences, fighting against what David Jurafsky has memorably named the genteel disintegration of knowledge in the late 19th century.
Warburg envisioned Kulturwissenschaft as a monistic metascience that would place cultural history on a positivistic and materialistic foundation. The grand paradigms he followed may have changed, from evolution to energeticism and thermodynamics, but he never ceased to challenge the disciplinary fragmentation of knowledge in the pursuit of synthesis. Nor, of course, did his tireless pursuit of a coherent system of the natural and human sciences ever succeed. That is why his most ambitious attempts to bring these together remain behind the scenes of his published writings, though they nevertheless built their implicit foundations. One key exception to this rule are the four theses that Warburg appended to his 1892 dissertation on Botticelli. As Ernst Gombrich once put it, these enigmatic aphorisms comprised the young art historian's attempt to, quote, stake his claim as a psychologist of the artistic imagination. And we may here recall Warburg's rather harsh verdict on the Florentine painter as an all too pliable personality, allzu biegsam, who succumbed to the overwhelming power of antiquity by following Angelo Poliziano's literary advice to the letter. But in the four theses, the artist's peculiarly passive impressionability gets reformulated in the estranged language of stimulus response psychology. Thus, Warburg proclaims Botticelli's idealism to be, quote, only a special case of the automatic reflex of the artistic imagination, end quote. And the artist's tendency to employ the vagtes Beiwerk, the hair and garments which move seemingly of their own will, is explained as follows, quote, the memory image of generalized dynamic states through which the apperception of the new impression takes place is later unconsciously projected in the work of art as an idealizing outline. What are these memory images of general dynamic states? In order to answer that question, we'll need to enter the backstage workshop of Warburg's Kulturwissenschaft, in particular, to contextualize his attempts to explain cultural memory in terms of the science of individual memory that was emerging in the late 19th century. For what Warburg meant by image memory, Bildgedächtnis, cannot be understood without first addressing the inverse concept, memory images, or Gedächtnisbilder, and in the more common German form, Erinnerungsbilder. Unlike image memory, which Warburg first mentioned in 1918, the concept of the memory image is a constant presence in Warburg's lexicon, spanning his entire scholarly career. In a note from around 1890, the doctoral student speculated that, quote, one could designate the behavior of our psyche that is called idealism as a special function of our memory images, end quote. And here, as you can read along, almost 40 years later, with the same speculative spirit, he asks himself, are there static gravitational laws for memory images? His early explorations of empirical psychology and neurophysiology informed his understanding of both memory and images. Indeed, during the 1890s, he even sought answers to these questions about artistic style and the reception of antiquity in the gray matter of the human brain, as Claudia Vedable has just shown. But just how were these memory images related to memory, and whose memory, and what kind of images were they? For the answer, we must turn to the 19th century sources that Warburg absorbed, metabolized, and transformed in his own way. The German term Erinnerungsbild was first employed systematically by the father of experimental psychology, Wilhelm Wundt. In 1874, he defined memory images rather plainly as, quote, those reproduced mental representations, Vorstellungen, in which earlier perceptions are revived in approximately unchanged form, apart from the much weaker intensity of their sensory components, Empfindungsbestandteile. Over the subsequent years, scientists, including Gustav Theodor Fechner, developed the memory image
into a standard term of empirical psychology. But, as we've already heard a little bit, it was the Prussian psychologist Ernst Brücke, and physiologist, who was one of Sigmund Freud's teachers at the Vienna Institute of Physiology, who would first bring the term into connection with artistic images. Brücke wrote several works on aesthetic subjects, and in his 1881 essay on the representation of movement in the visual arts, brought this to bear on the widely discussed contest between painting and photography. As we know from his Zettelkasten, Warburg read and excerpted this very essay. It begins with the problem that would become one of the young Warburg's central preoccupations, the problem of representing life in motion, or passionate emotion, both of which are condensed in his German term, bewegtes Leben. Brücke's essay begins, "The visual arts are supposed to represent action and movement, but all that they have produced is static. How then, he asks, do the arts generate the impression of movement?" He responds by examining the phenomenology of perception. Since many movements are too quick for us to perceive every single moment, the human memory favors those particular snapshots at which motion attains a relative standstill. Thus, as we've heard, we recognize the impending motion of a pendulum pictured at the extremity of its swing, but not at the middle. According to Brücke, even an exact mechanical technique such as chronophotography can fail to convey movement convincingly if it deviates from this memory image. Artists must accordingly determine those moments which correspond most closely to the memory images, in their mind, but also in their audience's minds. Brücke's ideas were further developed by his successor at the Vienna Institute, Sigmund Exner, also a teacher of Freud's. Quote, "The psychic basis on which every artistic representation of objects and movements rests is memory," he declared in this remarkable 1882 lecture on the physiology of flying and floating in the visual arts, which Warburg also read in 1889 as a student in Strasbourg. Exner's text has already received a detailed and generous analysis by Sigrid Weigel, so I will limit myself here to the bare outlines of his argument. When composing a work, the artist is forced back onto his or her own archive of memory images, the palette, as it were. Even history painters, Exner notes, depend heavily upon what they've seen with their own eyes on the theatrical stage. But how could artists have produced realistic representations of scenes they had never themselves witnessed? Scenes of things that were physically impossible, like flying gods and floating cherubim, which populate so many Renaissance paintings. For such figures to float in real life, Exner calculated that they would have to weigh no more than 2 grams, and he's generous to show his mathematical proofs on the right. If the airborne bodies in these pictures agree at all with our own visual experience, he concluded, it is actually only because they resemble the memory images we have of swimmers floating weightlessly in water. In a similar manner, he proposes, somewhat perversely, that artists depicting religious ecstasy might have drawn on their own memory images of erotic frenzy. Quote, "Such analogical inferences based on memory images have the most intensive and even unconscious effect on our interpretation of visual impressions," end quote. Artistic fantasy, just like the representation of life in motion, requires, therefore, a comparison with the mnemonic residues of past experience in order to be believable. Brücke's and Exner's ideas about memory images were perhaps most famously taken up by Freud's friend, the Viennese archaeologist and epigrapher Emmanuel Loewy, who in 1900 published Die Naturwiedergabe in der älteren griechischen Kunst, a book which outlines his theory of an archaic style that dominates the earliest graphic and plastic arts of ancient Greece
and which Loewy also believed to find in indigenous art as well as children's drawings. These schematic forms of representation do not resemble nature as seen by the eye, but rather reproduce mental images drawn from the artist's own memory. Figures in the archaic style are characterized by their linear outline, their maximum extension in space, as in Ruka's pendulum example as well. Interestingly, Loewy does not problematize the artist's skill or the constraints of materials, but rather assumes that the physical artwork is a seamless translation of the inner memory image. Following the Viennese psychologists and physiologists, Loewy asserts that the production of pictures from memory images thus unfolds, I quote, with the unconscious regularity of a psychic function. It's less well known that Warburg too developed a theory of art based on memory images, beginning at least a decade before Loewy. And just like Exner, Burke, and Loewy, so too did Warburg link the memory image to the unconscious factors at work in the creation of style. In a note from 1891, he defined art as the, quote, act of reproducing a single memory image of the social organism. The more unconscious the comparison with the memory image, he implied, the more the artwork approached mannerism. And I would suspect that the fragment that we heard in Claudia Cherry Villa's talk on the organic function of mannerism might refer at least in part to this, this function of memory. In the spring of 1892, Warburg impetuously abandoned what he saw as the aestheticizing excesses of art history to pursue an alternative career in the hard science of medicine. In the end, these medical studies at the Friedrich Wilhelms Universität in Berlin lasted only a single semester. Yet, as would only become clear later, this phase of study left a deep impression on his thinking. Following the lectures of the psychologist Hermann Ebbinghaus, a pioneer of the experimental study of recollection and forgetting, Warburg was initiated into what was then the state of the art of contemporary psychological and neurophysiological research. If we can abstract from his notes on Ebbinghaus's lectures, the goal of his study was at least in part to gain, quote, a biological understanding of unconscious phenomena. Unbewusstseinserscheinungen biologisch aufzufassen. These notes were written during the same time in which Warburg completed the four theses and put the finishing touches on his dissertation, which ends with, as we've heard before, the criticism of Botticelli and his excessive impressionability. Like Exner, Warburg emphasizes how artists have sought to, quote, extract analogous forms from the life around them that they could work into art in their own way. And in the Florentine Quattrocento, they reproduced from memory the pictures they had seen embodied before their own eyes in the festival and classicizing drama. In this example, the final scene of Angelo Poliziano's musical drama Orfeo serves as the model for the drawing of the death of Orpheus from Mantegna's Circle. Even the scenery still resembles a theatrical stage. Such were the memory images that Warburg had in mind when he wrote the first of the four theses. I quote, "The artistic manipulation of dynamic accessory forms evolves from an image of specific dynamic states originally perceived in reality." However, he censures Botticelli for taking this dynamism too far. As he continues in the dissertation, quote, "If the influence of antiquity led to the unthinking repetition, gedankenlose Wiederholung, of superficially agitated motifs of motion, this was not the fault of antiquity, but rather lay, the fault rather lay in the artists and their lack of mature discretion," end quote. Warburg's third thesis to the dissertation frames Botticelli's supposedly thoughtless repetition of antique motifs from theater and festival
as a reflexive reproduction of memory images. I quote again, "The memory image of generalized dynamic states through which the apperception of the new impression takes place is later unconsciously projected in the work of art as an idealizing outline." Once again, idealism as style is attributed to the unconscious, but formulated in such clinical and neurophysiological terms, what Warburg diagnoses as Botticelli's idealism is rendered almost into a pathology. The painter supposedly lacked the strength to resist antiquity's influence, which entered his memory as an image and determined his artistic choices. To take the Aristotelian terms given by Carl Justi, the second substance of his milieu overwhelmed the first substance of the artist's ego. Of course, only a few years later, in 1898, Warburg would glibly repudiate his dissertation's platitudes about Sandro's naive interpretation of antiquity, denying that, quote, his literary allegiance to Poliziano was actually a surrender of his individuality in the first place. However, his notion of the memory image continued to impact his thinking and theorizing about the survival of antiquity. On the one hand, memory images are treated as a kind of regression in the service of the ego, to use Ernst Kriss's phrase. In a diary entry from 1907, for instance, Warburg asserted that the reproduction of a memory image of antiquity's intensifications of energy can, by way of polarization, produce a corresponding energetic metamorphosis of the human individual's feeling of self, or Selbstgefühl. Examples of which, as we've heard in Claudia's talk, he discusses in his essay on Francesco Sassetti from the same year. On the other hand, the memory image is viewed also as a negative, disturbing force that has to be resisted, as in the Botticelli dissertation. In a 1901 letter to the painter Otto Feld, Warburg described his central problem, his research problem, to be, I quote, "the uninhibited yet differentiating ability to see and draw, becoming disturbed or inhibited by the memory images that act as substitutes." In other words, the Erinnerungsbilder, welling up from the pagan past, actually prevent the artist from achieving a sober, distanced naturalism. Significantly, Warburg also tells Feld in this letter that the problem is the same whether one is dealing with the drawings of Indian boys or with Ghirlandaio. When the Hopi boy Hovato was asked to represent a scene from the tale Johnny Head in the Air and draws a stylized serpent in the sky instead of lightning, Warburg romantically interprets this as a clue into the mythic imagination of some kind of universal pagan past of humanity, common to both ancient Greeks and the American Southwest. Unlike Loewy's examination of indigenous art or children's drawings, though, Warburg interprets Hovato's memory image not as a merely visual schema, but as a veritable substitution of myth for nature. In fact, the Hopi boy's drawing lies much closer to the idealist art of the Florentine Quattrocento than one might readily assume. And this is my last page. Hence, it's perhaps no surprise that the memory image returns with a vengeance in the 1923 notes and lecture on the serpent ritual. Here, one might even see a continuity from his treatment of Botticelli as a mindless reproducer of memory images to the later anthropological stereotype of an, I quote, "immediately reflexively reacting and illiterate primitive man," whom the memory image drives to religious action. And here's a longer passage, which I'll read in the English translation. "All mankind is eternally and at all times schizophrenic. Ontogenetically, however, we may perhaps describe one type of response to memory images as prior and primitive, though it continues on the sidelines.
At the later stage, the memory image no longer arouses an immediate purposeful reflex movement, be it of combative or religious character, but the memory images are now consciously stored. Are you seeing Gerhard's phone? Okay. I'm not sure what's going on there. but the memory images are now consciously stored in pictures and signs. Between these two stages, we may find treatment of the impression that may be described as the symbolic mode of thought. While, quote, civilized humanity may conserve its history in pictures and signs, Warburg thinks the memory images of the primitive pagan past are not reified, but rather hardwired and instinctive, like a reflex. The memory image then opens up onto a problem that Hal Foster has described as Warburg's near conflation of the mnemonic and the traumatic. That near conflation permitted him, especially in later years, to treat questions of artistic influence, cultural inheritance, and biological heredity as almost interchangeable. We'll hear more about this in Andrea Pinotti's talk on the engram and mneme. Like these concepts as well, the memory image enabled Warburg to pass from the science of individual memory, entangled in the topography of the brain, into a more primordial cultural memory, in which all of humankind is imagined as the subject to the same primordial Dionysian trauma. Am I crazy, or are you also seeing the scrawling? Okay, all right. It's real, right? Okay. Thanks. Sì, scusate, ho bloccato Gerard's iPhone. L'ho messo in sala d'attesa. Ora gli scrivo perché stava scrivendo casualmente sullo schermo. Non importa. Chiedo scusa. se vuole ricaricare le slide, va via. No. Ho solo. Non ho fatto tempo a bloccarle ancora. Grazie. The two dimensions of individual and collective memory, respectively, remained intimately connected in Warburg's thought all the way to the Mnemosyne Atlas. When he told Vossler that the Atlas would lay the foundation for a new theory of the function of human image memory, he intended memory as a function that oscillates between individual and collective, producing a third kind of material memory in turn. On this note card, also from 1892, you can see on the bottom left the three categories: the individual subject, the social milieu, and the object, all of which together constitute the symbol, which he abbreviates as SY. In a sense, one might say his use of the Erinnerungsbild actually radicalized the interdisciplinary efforts of Brücke and Exner to bridge psychology and physiology with the arts. Warburg's attempts to reconcile such vastly different fields of knowledge as physiology, psychology, law, religion, and art, and indeed, as you can see in the center, cerebral anatomy, were naturally all unsuccessful. But the questions that they raised continue to resonate uneasily into the present day. Thank you. Thank you, Matthew. It was a wonderful talk and very rich and clear. So thank you so much for adding also this further dimensions. Given the fact that it's 3:34, I'm just asking the organizers if you wish to proceed with the other session and the other chair and leave the discussion for the end of the day, or how would you like to? At this point, I think it might be a good idea to go on with the program, and thank you. I'm fine with that, yeah. Okay, grazie. Should I start? Please. Okay.
Cari colleghi, cari amici, è per me un grande piacere e un onore introdurre l'ultima sezione della giornata di studi sul lessico verburbiano e ci tengo a ringraziare ancora per il graditissimo invito. La nostra sezione continuerà a esplorare il concetto di memoria e delle sue declinazioni, tema come noto centrale per il pensiero di Warburg e che si trova impresso anche sulla soglia del Warburg Institute, Mnemosine, quasi a farci ricordare che chi varca quella porta è chiamato a riflettere sui meccanismi della memoria. Esso non è infatti un istituto di storia dell'arte, come noto, ma un istituto dedicato alla memoria culturale, varcando spazi e tempi. Da quanto preannunciato, i due contributi della sezione si integrano perfettamente offrendo prospettive complementari sul tema. In particolare, il primo contributo di Antonella Sbrilli parlerà della ripresa della memoria nei termini di ripetizione, copia, con le parole di Marisa Volpi, travaso, e con quelle di Warburg, pathos formel e Bilda van der Hoek. E sull'attualità del pensiero di Warburg nei settori dell'arte contemporanea, del digitale, della computer graphics, del fotoritocco e del gaming. Nell'intervento di Andrea Pinotti invece si parlerà delle radici biologiche dei termini engramma e mneme nel pensiero di Warburg, decisive per comprendere tali nozioni nella loro complessità. I due relatori non hanno bisogno di presentazione, mi limito a qualche parola introduttiva. Antonella Sbrilli è professore associato di arte contemporanea all'Università La Sapienza di Roma. Il focus delle sue ricerche si è indirizzato ad approfondire l'importanza degli strumenti e dei linguaggi digitali per il patrimonio artistico. A questo si è aggiunto anche un particolare interesse per il tema del gaming e delle sue interferenze con i linguaggi dell'arte. Oltre alla sua attività di ricerca e di insegnamento, è anche curatrice di mostre, fra cui A che Rebus, 5 secoli di enigmi fra arte e gioco in Italia, tenutasi all'Istituto Italiano per la Grafica a Roma, e Dall'oggi al domani, 24 ore nell'arte contemporanea, svoltasi al Macro di Roma. È inoltre attiva su diverse riviste e piattaforme virtuali dedicate a tali temi. Il titolo del suo contributo di oggi sarà Ninfe in computer grafica, fotoritocco, simulazione del movimento, tempo reale, ovvero funzioni della rappresentazione contemporanea fra arte, gaming e citazione storica. Da quanto mi è stato detto, verrà presentato qualcosa da alcune sue allieve, ma non ho il loro nome, quindi sarà lei stessa gentilmente a presentarle. Le cedo volentieri la parola. Molte grazie Maria Teresa Costa. Condivido lo schermo. Ecco, ditemi se si vede, per cortesia. Riuscite a vederlo? Sì, si vede. Va bene, grazie. Allora, il titolo è lungo e verboso, devo dire, mi sono molto pentita di questo titolo lungo e verboso, ma spero che l'intervento invece sia nei tempi e anche leggero, visto il tema che tocco. Quando l'anno scorso Katia Mazzucco e l'Accademia e la Colombaria, che ringrazio entrambe, mi hanno invitato a questa giornata, abbiamo convenuto che probabilmente il termine, o meglio, addirittura il sintagma che avrei potuto illustrare, almeno così, insomma, brevemente, era quella, la frase, ovviamente, che riconoscete, la traduzione italiana della frase Transitorische Bewegung in Art, presa dal testo di Warburg del 1893, Movimenti transitori nei capelli, sulla scorta di un mio vecchio articolo, ma veramente vecchio, di 16 anni fa, che ho pubblicato sulla rivista di Engramma, veramente nel 2004 ormai, e in cui sottolineavo l'attenzione della computer grafica di quei primi anni 2000 verso la rappresentazione quasi ossessiva proprio del movimento dei capelli, sia nei film di animazione sia nei videogiochi, quindi sia nei film, diciamo, che si guardano passivamente, sia nei videogiochi invece interattivi. Questa attenzione, questa analogia che io, che studio l'arte contemporanea, avevo potuto cogliere grazie anche la ringrazio qui ai corsi di Claudia Cerivia in Sapienza su Warburg e all'attività della rivista veneziana diretta da Monica Centeno
anni che insomma stimolano, che stimola questa idea di utilizzare questo complesso coacervo di Warburg e degli studi intorno a Warburg come una sorta di strumento euristico anche per il contemporaneo. Cito questo termine che ha usato anche Settis nel libro Incursioni, da poco uscito. Insomma, questa attenzione della computer grafica verso la resa dei capelli in movimento ovviamente ha radici molto più lontane che gli anni 2000, veramente sono decenni che informatici, programmatori, scienziati, aiutati anche da psicologi, da fisici, no, cercano di trovare la soluzione tecnica, la tecnica età migliore, proprio per rendere il movimento dei singoli capelli, delle ciocche, delle onde, dei riccioli, no? Sia mossi i capelli dal moto muscolare, no? Del collo, della testa, sia invece dagli agenti esterni, in particolare dal vento, quindi dalla brezza, la brezza immaginaria che insomma che hanno notato i nostri gli studiosi del primo Novecento. Ovviamente dai quegli anni, dai primi anni 2000, sono cambiate molte cose, come Andrea Pinotti sicuramente ci dirà, proprio sul modo anche di produrre e di veramente di concepire la nuova natura, la nuova natura delle immagini. Però questo intento di mobilizzare proprio alcuni dettagli dei corpi, soprattutto dei corpi delle donne, e di applicare degli effetti mobili alle immagini prosegue ovviamente in dimensioni molto più complesse. Allora, faccio un piccolo esempio sperando che funzioni. Questo è il popolarissimo campo delle GIF animate, che è un formato grafico che si è esteso al movimento e che è diventato popolarissimo, no? Chi studia i meme, ma in realtà adesso si dice meme, sa quanto vengono usati. E questo è un'opera, un video di qualche anno fa di un artista italiano, Rino Stefano Tagliafierro, che ha praticamente reso mobili alcuni dettagli molto leggeri, molto delicati. Qui usa molto la pittura accademica, questo è Bouguereau, e ha fatto questo video che si chiamava Beauty, che si intitola Beauty, sulla scorta del successo di questo video, su cui ovviamente sospendo il giudizio perché può anche non piacere assolutamente. Adesso vedo che anche i grandi musei applicano o la GIF o addirittura alcuni programmi di intelligenza artificiale per rendere mobili i visi di quadri famosi. Voglio dire, non do un giudizio di valore sulla liceità anche di fare queste cose, però ha avuto un grande successo, tanto che il Prado nel 2019, per festeggiare i 200 anni dalla fondazione, lo ha chiamato a fare un video, a mobilizzare dei dettagli di alcuni capolavori del Prado, in un video anche questo molto interessante che si chiama Bellezza e pazzia, bellezza e locura. Sono movimenti molto leggeri, no? Appena percepibili a volte, che riguardano, vabbè, in questo caso è un ninfeo, quindi il dondolio della l'oscillazione, no? Come insomma, potremmo richiamare quello che ci ha detto prima Claudia Vedepol, quest'idea di oscillare, o anche l'intervento che mi ha preceduta, oppure questo passaggio sottile di un fumo, di una nebbia. Faccio vedere un'altra cosa, sempre in tema di movimento. Questo è un fotogramma di un videogioco che poi nominerò, lo domino subito, Final Fantasy, poi lo nominerò, insomma. È una dei personaggi, è un videogioco giapponese, e qui già vediamo come il Giappone continua, anche nella computer grafica attuale, ad attingere dallo stile, dall'eleganza del Rinascimento italiano. Ora qui vediamo un'immagine statica, ma si tratta di figure che si muovono e che si muovono portandosi dietro questa ventilazione, no? degli accessori. Poi però l'ho messa vicino adesso spero che funzioni, a un breve video di una visitatrice della Documenta di Kassel del 2012. E questo è l'ingresso del Museo Fredericianum di Kassel, che era praticamente vuoto, era una sala vuota, grande, dove l'artista britannico Ryan Gender aveva fatto sistemare, adesso spero che l'effetto funzioni, ecco, la sala era vuota, ma c'era questo vento incessante. L'opera si chiama Ho bisogno di qualche significato che
da memorizzare l'attrazione invisibile. Lo fermo, ma la visitatrice non era compresa nell'opera, è una presenza casuale, una persona che attraversa la sala, che in qualche modo la attualizza, incarna dentro di sé, diventa un agente di quest'opera. E non è però, mi sembra, banale il fatto che si sia fatta riprendere proprio nel movimento in cui questa attrazione invisibile, quest'aria che passa nella sala vuota del Federicianum, le muove i capelli con quella leggera brezza immaginaria. E ancora, come copertina ancora di questo intervento, un po' diciamo laterale rispetto a quanto ho sentito finora, volevo mostrare uno dei più grandi artisti del cinema d'animazione contemporaneo, il giapponese Hayao Miyazaki, ottantenne, un vero maestro di bottega, una bottega veramente complessa, interessante, perché ci sono elementi analogici, elementi digitali, mescolati insieme in una veramente figital, no? Come dice, insomma, come ci ha insegnato anche Paolo Antonelli, no? Una mescolanza inestricabile, e ha fondato il famoso studio Ghibli di Tokyo. Non so, sicuramente avrete visto qualcuno dei suoi film, Il castello nel cielo dell'86 o Si alza il vento, perché una delle sue fissazioni è proprio anche la rappresentazione del vento, e questo è uno statement che lui dice in una lezione che fa, no? Che cosa sono i disegni se non hanno gli spiriti, se non c'è lo spirito dentro, quindi se non c'è questa sensazione di animazione. Quindi dopo tanti anni, secoli, il punto è questo, no? Questo crinale tra la traccia e lo spirito che la anima. E quindi, insomma, queste sono le quattro parole che stanno emergendo: i movimenti transitori nei capelli, che sappiamo tutti quanto Warburg ha insistito, la fonte, Leon Battista Alberti, e la bottega digitale, che è tornata assolutamente in auge, anche in fondo ispirata dalla bottega rinascimentale in qualche modo, e questo Final Fantasy che ho già citato e che brevemente illustro, è un film in computer grafica del 2001 e che ha lo stesso titolo, lo stesso autore, la stessa casa di produzione di una saga di videogiochi veramente molto popolari, che tra il 1987 e il 2016 hanno avuto 15 episodi di storie ovviamente avventurose, mitiche, non sto a entrare nel merito delle storie che ci possiamo immaginare. Il film però è stato un episodio a sé, proprio un esperimento che non è andato molto bene dal punto di vista commerciale, che però ha avuto, insomma, è una pietra miliare nel perché è come se avesse incluso anche nella tecnica della creazione del film l'attore virtuale e la figura completamente creata al computer. Final Fantasy, gli spiriti dentro, sempre c'è questa idea ovviamente molto orientale, che c'è un pianeta, siamo in un futuro post-apocalittico, ci sono ovviamente presenze ostili, aliene, che stanno distruggendo lo spirito della Terra, e ci sono quindi ovviamente delle persone, in particolare questa figura femminile che si chiama Aki Ross, un'eroina, che deve salvare il pianeta. Vabbè, la storia, la fabula è questa. Faccio una piccola parentesi per mostrarvi chi è l'autore, l'artista Hironobu Sakaguchi, eccolo. Questa è una foto recentissima, di pochi mesi fa, forse di poche settimane fa, ed è al lavoro nell'ultimo suo videogioco, che si chiama Fantasian. Questo è Tim Cook della Apple, perché questo videogioco andrà sulla piattaforma Apple Arcade, e lo faccio vedere perché lui è veramente un mago della computer grafica.
grafica, ovviamente della computerizzazione, però in questa fase, e questo è interessante per spiegare anche il loop fra l'analogico e il digitale, fra l'artigianale, l'artistico e l'ingegnerizzazione, praticamente tutti gli scenari di questo nuovo gioco lui li ha fatti fare artigianalmente, sono questi diorami si chiamano, fatti proprio di insomma fisici, ne ha fatti 150. Questi diorami sono miniature di scenari che vengono fotografati, modellizzati in 3D, inseriti nel motore di gioco e poi potenziati da tutti quegli effetti di vita in movimento, di luce, di vento, di nebbie che siamo insomma abituati a vedere ormai nell'interazione. Questo per dire insomma quanto sia potente anche il desiderio di rendere la vita in movimento usando veramente mezzi anche disparati. Torniamo un attimo all'eroina Aki Ross, perché in questo film del 2001, ecco guardate, questo è un montaggio, cioè i poligoni, proprio la trama, la traccia geometrico, computer, insomma il linguaggio del computer, del modellino, quello che noi vediamo, l'output, e qui mi sono presa questa libertà di prendere l'occhio della Venere di Botticelli, perché sempre nel saggio del 1893, credo tutti insomma lo sappiate meglio di me, ma c'è una nota proprio finale di Warburg in cui dice che è tipico di Botticelli è mettere il punto di luce non nella pupilla, bensì in una zona dell'iride, per dare l'idea che questo volto femminile, questo sguardo femminile si sia appena destato da un sogno, non fissi il punto davanti, l'oggetto davanti a sé, ma in qualche modo lo oltrepassi, come se i sogni continuassero a vivere dentro di lei. E questo mi ha colpito perché la figura di Aki Ross nel film fa proprio questo, è la sua caratteristica, è proprio questa, vive dentro i sogni continuano a vivere al di fuori, è un continuo, come possiamo dire, oniropoiesi, è una continua oniropoiesi che va avanti, e quindi questo è interessante. Allora, mi sbrigo proprio per arrivare al punto. Perché è stato tanto lodato questo film? Per l'uso della motion capture, dei movimenti del corpo, eccetera, ma soprattutto veramente tutti gli articoli, anche l'Enciclopedia del Cinema del Mereghetti in Italia, sono stati colpiti dai movimenti, dice, sbalorditivi dei capelli. 60.000 capelli progettati uno per uno, singolarmente. E qui, devo dire, entra... è proprio l'importanza del movimento transitorio nei capelli. Questo è un video tutorial che è stato fatto successivamente da un utente per mostrare quanto sia importante, difficile, ma quanta perizia ci voglia, ma quanto sia importante imparare a programmare per ogni pelo della testa il suo movimento. E qui già nomino la mia ex allieva Veronica Di Geronimo, che sta studiando queste cose, ha un dottorato all'Università di Pechino nella computer grafica degli ultimi 20 anni. Ci sono veramente progressi di tipo ingegneristico, informatico, sulla resa dei capelli, una quantità di studi specialistici in cui non mi addentro, sulla resa delle minute differenze delle fibre dei capelli, no? Quindi proprio una terminologia che sembra uscita da una bottega, però ovviamente mutatis mutandis, no? Non è più una rappresentazione, ma è come una attivazione, come un rendere, un accendere un meccanismo che parla poi la lingua della matematica, anche della geometria, della fisica, di tutte le caratteristiche che i nostri capelli si portano dietro. I nostri capelli possono fare diversi movimenti traslazionali e rotazionali, e naturalmente il pensiero va già al De Pictura di Leon Battista Alberti, ma insomma sono studi accuratissimi. Eccoli, e questo è un saggio del 1992, un contributo tecnico in cui si fa riferimento a quanto è importante nella computer grafica dare quest'idea del gentile ondeggiamento, no, dei capelli in rapporto al movimento fisico del corpo e al blowing, no, al blowing in the wind, no, che è una sorta di sintagma. Questo non solo nei termini proprio della, come possiamo dire, della frontiera
frontiera dell'illusionismo, perché non è più neanche quello, ma proprio del piacere. Devo dire che io ho visto diverse volte Final Fantasy e veramente il movimento che fa i capelli è qualche cosa, è un'opera a sé che va a smuovere profondi, anche profondi meccanismi, no? di attrazione, di desiderio, anche feticistici, come ci hanno insegnato gli psicologi. Torno sempre sulla chiave della leggerezza a uno degli ultimi film di animazione, sempre del grande Miyazaki. Questa è la storia di un bruco, un caterpillar, di cui lui racconta proprio tutta la genesi, disegno per disegno, effetto per effetto, e in un bellissimo documentario che gli è stato dedicato per il compleanno, The Mind of a Master, Miyazaki fa notare che questo bruco c'ha quattro capelli in testa, proprio dei peletti che si muovono. Lui dice: nessuno li nota se non i bambini, però se non ci fossero, tutta la scena, la storia, il disegno rimarrebbe inerte, non avrebbe the spirits within, no? Gli spiriti, lo spirito all'interno. Quindi questo è il quadro, di la relazione, l'analogia che ho seguito tanti anni fa e che devo dire continua a essere piuttosto flagrante, no? Anche nelle ricerche attuali sull'avanzamento delle capacità tecniche di resa dei capelli. Naturalmente non c'è neanche bisogno di citare appunto Leon Battista Alberti, il De Pictura, ricordare la citazione che ne fa lo stesso Warburg, quindi sette movimenti che sono proprio anche quelli dei capelli, no? Intorno si avvolgono in giù, in là, indietro e davanti e così via. E allora aggiungo una citazione da un'intervista dell'ex direttore creativo della Pixar, di questa grande casa di produzione di computer grafica, film d'animazione, John Lasseter, che in una bella intervista all'Avvenire ha raccontato la sua vita, figlio di un insegnante di storia dell'arte nell'America. Lui è del 57, mi pare, quindi nell'America degli anni 60-70, e la mamma lo ha veramente iniziato alla lettura della trattatistica rinascimentale, che sappiamo bene era tradotta in inglese già alla fine degli anni 50, se non prima, e quindi lui è cresciuto proprio con Leon Battista Alberti e Leonardo da Vinci, e ha, come possiamo dire, riversato questa competenza, questa passione dentro prima gli studi della Disney e poi con George Lucas nella nuova frontiera del cinema d'animazione. E faccio un prelievo da un saggio di un grande scienziato che è stato direttore di ricerca al CNR, Francesco Antinucci, che nel 92, proprio in una data molto precoce, scrive un saggio fa un'analogia sulle teorie psicologiche, evolutive, dello sviluppo cognitivo di Piaget e i videogiochi a lui coevi di quegli anni, insomma, videogiochi anche abbastanza elementari, ma Antinucci vi riconosce tutta la trafila, tutta l'evoluzione anche del rapporto del giocatore con l'esperienza, no? Che può essere psicomotorio, rappresentativo, cognitivo, e quindi lui afferma: Piaget vive nei videogiochi. Quindi ho fatto questo azzardo, no? Di dire che anche allora Leon Battista Alberti vive in alcuni dettagli della computer grafica recente. A questo punto vorrei veramente dare gli ultimi minuti del tempo a Veronica Di Geronimo, laureata in storia dell'arte in Sapienza e ora dottoranda in storia dell'arte all'università, alla Beijing University, dove lavora ai passaggi di iconografie tra Oriente e Occidente nel contemporaneo, e lei ha approfondito gli aspetti sulla grafica computerizzata. E la terza slide, l'ultima, è una piccola sorpresa che forse Andrea Pinotti conosce, ma può essere utile per agganciarci poi al suo intervento. Prego, Veronica. Sì, grazie. Prendo la parola per introdurre questo
l'ultima sezione dell'intervento dedicata alla bottega digitale. Discutiamo quindi brevemente le modalità operative che caratterizzano i team di computer grafica che operano nel settore dell'intrattenimento. Lo sappiamo, non c'è bisogno di ripeterlo in questa sede, la computer grafica è per sua natura interdisciplinare, richiede quindi non solo competenze diverse per formazioni diverse, ma anche un alto grado di specializzazione all'interno dello stesso ambito. Quindi questo ci fa capire che già non si può prescindere dal lavoro in team e di collaborazione. Basti pensare ai lunghi titoli di testa e di coda che precedono o seguono alcuni prodotti digitali, in cui vediamo comparire ogni operatore a cui corrisponde una tecnica a cui ha messo mano, a cui ha prestato le competenze. In questa slide appunto vi propongo la Gnomon School, che è una vera e propria bottega digitale, è una scuola per effetti visivi e animazioni, salutata come il The Meet of VFX, come vedete nella parte alta della slide. È una vera e propria istituzione perché è fondata nel 1997 ad Hollywood. Il suo fondatore è Alex Alvarez, lo vedete nella slide. Decisamente poco noto il suo nome, ma sicuramente lo sono i caratteri, i personaggi che ha animato, cito solamente Star Trek ed Avatar. E già il suo fondatore è emblematico, poiché ha avuto un percorso tra l'Accademia di Belle Arti e l'ingegneria. Infatti studia a Pasadena Designer e poi passa come ingegnere, grazie a questa attrazione per il computer, per la resa grafica, a lavorare nella Malibu Comics, che è uno spin-off di questo appunto casa di fumetti statunitense. Vedete sulla destra della slide che ci sono alcuni insegnamenti che la Gnomon School propone, quindi color theory and light, perspective, anatomia, disegno dal vivo, questi che sono più tradizionali, ad altri che sono invece di renderizzazione 3D. Concept art è un termine ingannevole che nella computer grafica indica il primo step, quello in cui i disegnatori forniscono un prototipo del personaggio o del luogo che poi deve essere trasformato in 3D. Vediamo il character modeler, la motion capture nominata già diverse volte nel corso della giornata, per poi passare alla texturing e shading, ovvero a come bisogna rendere visivamente le superfici che sono virtualmente proposte all'interno dei videogiochi. Ecco, già questo ci restituisce la complessità e la di questi lavori. In questa slide invece vediamo un'immagine tratta da un videogioco lanciato sul mercato recentemente, nel 2020. Il gioco si chiama Cyberpunk 2077 ed è stato in realtà premiato diverse volte proprio per la resa grafica e per gli effetti. In quest'ultimo caso, invece, rimanendo sempre nello stesso gioco, vi mostro una delle figure femminili principali, Panam. Panam è stata molto apprezzata dagli utenti, dai giocatori, proprio per lo stile dei capelli. Infatti, la casa produttrice di Cyberpunk, una casa polacca, ha avviato una partnership con Nvidia, che è una casa produttrice di schede grafiche statunitense, che già da qualche anno ha sviluppato una tecnologia chiamata AirWorks, che si occupa nello specifico dell'implementazione della resa visiva e della simulazione dei capelli. Concludo con un aneddoto che fa parte della trama di questo videogioco, poiché a un certo punto la storia si snoda intorno a una missione che punta al raggiungimento dell'immortalità grazie ad un biochip chiamato Relic o Engramma, e questo viene presentato ai giocatori come un mezzo per assicurare l'innesto dello spirito, ma anche dell'animo e delle memorie di un personaggio su un'altra figura, su un altro personaggio. E quindi vediamo come il lessico warburghiano accompagna anche il videogioco Cyberpunk.
Siamo nei tempi. Prego, scusa, sono uscita dalla. Era finita, vero? Era finita. Scusate, mi sono ho cliccato e quindi ho chiuso la presentazione, ma siamo nei tempi, chiedo alla CERM. Sì. Beh, sì, allora noi insomma abbiamo il nucleo di quello che dovevamo dire, l'abbiamo espresso, l'abbiamo illustrato, insomma, in modo spero appunto leggero, non troppo anche tecnico, perché poi i tecnicismi sono un pochino ostici in questo caso. E vabbè, quindi siamo partiti dai capelli e siamo arrivati all'engram. Grazie molte per la presentazione, Antonella Sbrilli e anche Veronica di Geronimo, che sì, ha portato un po' di leggerezza e ci ha portato anche all'attualizzazione del pensiero di Warburg. Direi di procedere con la presentazione del secondo relatore prima di passare poi alla discussione, che forse si unirà direttamente a quella conclusiva, non lo so, poi vedremo, saranno le organizzatrici a dirci. Anche Andrea Pinotti non ha bisogno di presentazioni, è professore di estetica al Dipartimento di Filosofia dell'Università Statale di Milano. Tra i suoi interessi di ricerca vorrei menzionare due assi principali: la nascita e lo sviluppo delle cosiddette Kunstkulturwissenschaften da un lato, e dall'altro i Visual Studies. Si può dire che insieme all'amico e collega Antonio Somaini abbia contribuito in maniera decisiva alla traduzione in senso ampio di tali settori di ricerca in Italia. A questi se ne aggiungono molti altri a cui ha dedicato pubblicazioni importanti, come ad esempio le neuroscienze, l'empatia, l'interesse per il digitale. È stato fellow e professore invitato in alcuni degli istituti più prestigiosi in questi settori, tra cui l'Italian Academy for Advanced Studies alla Columbia University di New York, l'École des études en sciences sociales di Parigi, il Warburg Institute di Londra e il Centrum für Literatur und Kulturforschung di Berlino. È stato inoltre direttore di programma al Collège International de Philosophie di Parigi, con un progetto sul tema del monumento e della memoria materiale, di cui se non erro ha fatto parte anche Pietro Conte. Dal 2018 è Principal Investigator del progetto ERC Advanced Grant an Icon, dedicato ad approfondire gli effetti della simulazione degli spazi digitali immersivi per la comprensione delle immagini. Di questo magari ci potrà raccontare qualcosa nella discussione finale, se ce ne sarà tempo. Il titolo della sua relazione è Engram Meme. Andrea, the screen is yours. Grazie Maria Teresa per questa introduzione, grazie a Katia per l'invito e alla Colombaria per l'organizzazione. Sono molto contento di essere qui, di ritrovare amiche e amici warburghiani, e mi spiace di non ritrovarli in the flesh, ma al tempo stesso va bene così, visto il periodo che abbiamo questo tipo di strumento e di strumentazione. Ci sono alcune piste di ricerca e tematiche che sono già state anticipate dai relatori che mi hanno preceduto, uno sfondo morfologico goetiano che abbiamo sentito nell'intervento di Giovanna, tematiche legate alla memoria che sono emerse all'intervento di Mastio, e quindi penso che potrò andare abbastanza rapido su alcuni temi che sono stati toccati precedentemente. Allora faccio una condivisione di schermo, dovrebbe essere questo. Ecco qua. Dunque, la questione della mneme, della memoria collettiva, è un termine, questo mneme, che viene utilizzato proprio per fare riferimento a una memoria che non è la memoria del soggetto individuale, ma che è la memoria di una soggettività collettiva, di una soggettività anonima. Il personaggio che ha avuto un'influenza impressionante nella cultura europea degli ultimi decenni dell'Ottocento, personaggio da citare come colui che ha innescato questa pista di ricerca, è questo neurofisiologo tedesco Ewald Hering,
che tiene una conferenza sulla memoria, come leggete dal titolo, come una funzione generale della materia organizzata, che avrebbe avuto un'influenza molto ampia anche su personaggi, naturalmente su Warburg, siamo qui per dire questo, ma anche su personaggi molto lontani da Warburg, come ad esempio un Bertrand Russell. E poi abbiamo figure come Samuel Butler, che ha trattato questo tema di una memoria inconscia e collettiva, non solo in saggi teorici, ma anche nella sua produzione letteraria, nei suoi romanzi. Zemon, uno zoologo allievo di Haeckel, che offre a Warburg proprio questo termine meneme, insieme con il termine di engramma, che scrive nel 1904 questo saggio sulla meneme come principio conservativo nella mutazione, nel cambiamento dell'evento organico. Ma se ne interessava in Italia anche una figura come Eugenio Rignano, che scrive proprio di memoria biologica, come recita questo titolo del 1922. Sono figure, naturalmente, che sarebbe sbagliato far collassare l'una sull'altra, ma che condividono alcuni principi fondamentali. Il fatto che tra l'avo e l'erede, tra il predecessore e colui o colei che segue, ci sia sostanzialmente una identità, che nell'erede affiori una memoria di azioni abituali che sono state compiute dal corpo dell'avo, del predecessore, che questa memoria, il terzo punto, rimanga latente fin tanto che non viene suscitata da una qualche forma di innesco e associazioni che la risvegliano in qualche modo, e che tutto questo processo del quarto elemento avvenga attraverso una processualità di carattere inconscio. Warburg in qualche modo si colloca all'interno di questa costellazione di pensatori, o di costellazione almeno di problematiche. Indubbiamente direttamente legge Haring, direttamente legge Zemon. Il libro di Zemon viene integrato alla biblioteca a partire dal 1906, e è come se, lo dice anche lui stesso, no? Il problema proprio della biblioteca in particolare, e più in generale della memoria culturale e della memoria delle immagini, potesse essere trattato e illuminato alla luce di questa teoria della memoria collettiva, di una memoria anonima, di una memoria che trascende l'individuo. Sappiamo anche poi che da questi autori Warburg prende anche delle formulazioni di carattere anche terminologico e linguistico, e le trasforma anche in metafore per descrivere i fenomeni processuali di trasformazione dell'immagine che a lui stanno a cuore. Ad esempio Haring, parlando di come nella evoluzione degli stadi degli insetti, dal punto di vista del passaggio da una fase all'altra, sembra che l'animale, che non lo ha mai fatto prima, in qualche modo ricordi quel movimento, quel gesto, quella direzionalità, a partire da una memoria che si è depositata in migliaia di generazioni precedenti. Parla di questa Verpuppung der Raupe, di questo sbozzolamento della farfalla dalla larva, chiamato anche sfarfallamento in termine tecnico, che sta per questo movimento che dal chiuso va verso l'aperto. E Warburg prende proprio questa formulazione, la ritraduce, la rimedia, si potrebbe dire, nel linguaggio di cui lui si serve per descrivere una trasformazione culturale, una trasformazione storico-artistica.
e parla di una larva di borgogna strettamente imbozzolata dalla quale si libererebbe la farfalla fiorentina, la ninfa. È una liberazione che ha a che fare anche con la questione dell'acconciatura dei capelli di cui abbiamo appena adesso sentito parlare Veronica e Antonella. E l'idea è che questo passaggio sia una Verpuppung der Raupe, che sia uno sbozzolamento di qualche cosa che è imbozzolato. Ma naturalmente i termini che costituiscono i pilastri di questa concezione sono quelli di Mneme, che è offerto dallo zoologo Zemon. Zemon che parla anche di questi engrammi che sarebbero sostanzialmente un termine che non usa certamente solo Zemon, che poi dopo Zemon viene usato non solo da Warburg, ma lo ritroviamo anche in Freud, ad esempio, nella teoria freudiana della memoria, e che poi avrebbe avuto un successo lungo tutto il corso del Novecento. L'engramma è l'inscrizione. Si potrebbe dire che queste teorie della memoria, non ho il tempo di ricostruirlo, ma lo accenno solo molto rapidamente, appartengono ad una tradizione secolare, se non millenaria piuttosto, della teoria della memoria come di una teoria scrittoria, si potrebbe dire, della memoria. La memoria è un'incisione. Se guardiamo alle metafore della tavola di cera che troviamo in Platone nel Teteto, in Aristotele nel De Memoria e Reminiscenzia, troviamo proprio questa idea che potremmo chiamare non iconologica, ma piuttosto icnologica, cioè di una teoria dell'iscrizione, di una teoria della traccia. Ma questo che più o meno credo sappiamo tutti fin qui, anche considerato il fatto che nella biografia intellettuale di Warburg Gombrich ne parla e ha richiamato l'importanza di questi autori, poi sono stati anche menzionati da tanti studi che hanno cercato di rintracciare l'origine dei termini warburgiani, di certi termini tecnici che lui usa. C'è un termine sul quale vorrei attrarre la vostra attenzione, che è un termine strettamente associato nella terminologia zemoniana e nella teoria zemoniana della memoria a quello di engramma, ed è il termine di ecforia, di ecforizzazione dell'engramma. L'ecforizzazione dell'engramma significa la possibilità che l'engramma, che questa incisione, una volta che viene riattivata nel corso del tempo, dopo magari essere stata latente per un lungo periodo, possa essere declinata, sviluppata, determinata in direzioni anche molto diverse. Possa cioè essere una potenza, per questo che qui ho messo dynamogram, cioè la variazione dinamica che sottolinea l'aspetto potenziale del concetto di engram, una potenza che può assumere attualizzazioni differenti. Zemon fa l'esempio della larva dell'ape, che è la stessa, ma che a seconda dell'alimentazione che questa larva, alla quale questa larva viene sottoposta, viene esposta, può andare in direzioni molto diverse. La sua ecforizzazione, la sua attualizzazione di una potenzialità può diventare regina oppure operaia. Questo è un tema molto affascinante che è stato indagato in lungo e in largo poi dalla scienza embriologica, no? A livello embriologico, in stadi molto precoci dello sviluppo dell'embrione, gli stessi tessuti sono in qualche modo neutri, si potrebbe dire, e vanno poi ad assumere nello scorso dello sviluppo temporale dell'embrione delle declinazioni, delle determinazioni differenti. Pensiamo, per fare un altro esempio più umano e meno apeico, al tessuto erettile, che è lo stesso a livello embrionale per il pene e per il clitoride.
La presenza di queste tematiche in Warburg è una presenza molto precoce, la rintracciamo nei frammenti sull'espressione, la rintracciamo nella dissertazione sul Botticelli e lo accompagna per tutto il corso della sua parabola intellettuale. Ne troviamo delle tracce anche nell'introduzione del 29 all'Atlante Mnemosyne. Un passo della dissertazione del Botticelli ci chiarisce, credo in maniera abbastanza illuminante, quale fosse per lui il significato da attribuire a questa memoria sociale, a questa memoria collettiva, da un punto di vista anche di una metodologia della storia dell'arte, di un approccio euristico ed epistemologico alla questione della storiografia artistica. Perché infatti qui nella dissertazione ci dice illustrare come Sandro Botticelli facesse i conti con le idee che degli antichi aveva la sua epoca, come li facesse quasi si trattasse di una potenza che esigeva o resistenza o soggezione, e cose di tutto questo divenisse la sua, tra virgolette, seconda sostanza, la zweite Substanz. Ecco qual era la meta della presente ricerca. È un problema che abbiamo già sentito citato da Matthew prima, ed è una citazione da Justi, dal suo libro su Diego Velázquez. Anche in quel caso Justi parlava di questo secundaires wesen, questa deuterousia, perché l'idea che era già degli antichi, secondo la quale individuum ineffabile, secondo la quale non si può dire l'individualità, si può piuttosto solo avvicinarsi all'individuo a partire da quella che l'individuo dividua, per così dire, cioè condivide individualmente con le generazioni che lo hanno preceduto. Quindi non una ricerca di proteusia, di erste Substanz, piuttosto una ricerca sulla seconda sostanza. Cioè su quello che di Botticelli non fa Sandro, ma quello che di Botticelli fa un artista che condivide una coinea aesthesis, che condivide un fondo anonimo, e credo che sia questo un punto sul quale Warburg è, da un certo punto di vista, molto vicino alla Kunstgeschichte ohne Namen di Wölfli. Qui, anche qui, andare indietro si finirebbe per sbattere sul quinto capitolo delle Categorie di Aristotele, in cui c'è proprio questa distinzione tra prima e seconda sostanza. Ma sarebbe anche un modo, grattando un po' più a fondo nelle pagine di Justi, per recuperare un fondo morfologico di questo problema. Perché Justi, quando scrive quelle parole, ha in mente ovviamente il Goethe, un Goethe che nelle Zamexenien dice di non essere altro che quello che lui ha ereditato. Dal padre ha avuto la statura, la condotta, la prima condotta seria della vita, e quello che ha preso dalla madre, il piacere nel fabuliren, eccetera eccetera. Quindi cos'è che si può veramente chiamare originale in un essere umano, in un individuo? Sostanzialmente nulla, perché tutto quello che noi siamo è ereditato da altro. Sappiamo peraltro che Goethe lo pensava anche per quanto riguardava la creatività, il genio, l'originalità. Lui, che non era certo uno degli ultimi poeti del suo tempo, si domandava come non ci si potesse definire plagiari, visto che quello che può fare il poeta non è inventare ex novo, ma solo riformulare, rimediare, rimontare, si potrebbe dire, quello che ci viene dal passato. Qui vado rapido, ma giusto per farvi vedere che la questione passa attraverso gli scritti di morfologia delle piante. Ogni vivente non è un singolo, ma una pluralità. Il concetto di individualità ostacola la conoscenza delle nature organiche. È un concetto triviale, una tematica che c'era già in Diderot. Tutti gli esseri circolano gli uni negli altri, tutto è connesso in natura. Questa polemica nei confronti dell'individualità che poi sarebbe arrivata fino a Nietzsche, che nel saggio sulla teleologia a partire da Kant recupera questo tema appunto di una pluralità interna all'individualità.
Ma se volessimo poi proseguire il discorso e andare verso una teoria più modernamente scientifica dell'ereditarietà, la troveremmo in un biologo neo-darwiniano come Richard Dawkins, The Selfish Gene, che è il fatale libro del 76, in cui Dawkins non solo descrive l'importanza dei replicatori biologici dei geni, ma descrive nel suo ultimo capitolo anche quei replicatori culturali che sono i memi o i meme ricordati prima da Antonella. Cercare ad esempio la storia della ninfa, della postura menadica che dalle antiche mene di Dionisia che arriva fino alla giocatrice di golf ritagliata sulla tavola 72 dell'Atlante da un giornale hamburghese degli anni 20, passando per Bertoldo di Giovanni, passando per Botticelli naturalmente, passando per Ghirlandaio e quanti altri, è un modo per ricostruire un momento dell'amneme come se tutti questi artisti nella loro individualità non fossero stati altro che dei pretesti affinché questa forma posturale, che è insieme, lo sappiamo, anche una formula patemica di pathos, potesse sopravvivere nel corso dei millenni. Usare i corpi degli artisti, i loro cervelli, la loro ereditarietà materiale come dei trampolini per saltare da un secolo all'altro. C'è però un problema, cioè ce ne sono tanti, ma un problema riguarda il fatto che queste pathos formel, lo si vede molto bene tra le altre cose da un esempio della tavola 41, vedete una Medea che accompagna alla morte i suoi figli e qui vedete un bassorilievo murato nell'oratorio di San Bernardino a Perugia, opera di Agostino di Duccio. Quello in basso in realtà non è davvero Medea che conduce alla morte i suoi figli, ma è la moglie del re cartaginese Asdrubale, che comunque conduce i suoi figli alla morte per punire il marito per essersi arreso ai Romani, ma in ogni caso si tratta di una madre infanticida, di una madre capace di uccidere i suoi figli. Quello che voi potete vedere qui è che la stessa madre che in basso nel dipinto di Ercole De Roberti conduce alla morte i suoi figli ha lo stesso tipo di postura, lo stesso tipo di configurazione posturale corporea della madre che, preso il bambino che stava annegando e che San Bernardino aveva salvato, conduce finalmente alla definitiva salvezza il figlio. Questo è un tema che ritorna in altri luoghi, in questo saggio sulle forze del destino, nello specchio della simbolica anticheggiante, dove Warburg dice che la mamma di Agostino di Duccio è una Medea, qui la vedete anche significativamente in controparte, che porta alla morte i suoi figli. In termini semoniani si potrebbe dire che qui ci troviamo di fronte ad una sorta di ecforizzazione, che è poi quella polarizzazione in termini invece morfologico-goetiani che abbiamo già sentito nominare prima, che conduce dalla menade dionisiaca alla Maddalena cristiana, che conduce dal serpente negativo che uccide il Lauconte al serpente positivo che è il simbolo del dio della salute Asclepio, il serpente che tenta Adamo ed Eva o il serpente di bronzo che salva gli israeliti nel deserto. Sono forme in cui una neutralità viene ecforizzata, viene declinata, viene polarizzata. È anche molto interessante ricostruire certi temi come l'Umschaltung, certe terminologie che Warburg prende anche da una terminologia elettrotecnica, come se ci fosse un interruttore che inverte una polarità di un circuito elettrico. Ma c'è dietro anche una metafora zoologica, che è quella di un embrione, di una larva, che può assumere delle diverse direzionalità. Chiudo con
alcuni problemi aperti. Come fa una traccia arcaica, conosciamo tutti l'insistenza di Warburg sul tema del phobos arcaico, delle esperienze dionisiache arcaiche, a essere neutra, se allora nei nostri precursori, nei nostri antenati dionisiaci era stata inscritta nella loro materia cerebrale e da allora noi attraverso le generazioni l'abbiamo ereditata. Questo è un tema che ritroviamo anche in Nietzsche. La nascita della tragedia, Dioniso e Apollo vengono presentati come due principi, diciamo, di pari dignità, ma se andiamo a leggere bene tra le righe e anche in altri scritti più o meno della stessa epoca dedicati alla visione tragica dei greci, ad esempio, ci accorgiamo che Apollo è un momento successivo che subentra a calmare con la bella forma scultorea l'informe del dionisiaco, che sembra essere un principio più originario, nonostante anche l'altro sia un principio. Che cosa è che provoca, seconda domanda, l'ecforizzazione verso la madre buona o verso la madre cattiva, verso Asclepio o verso Laocoonte, verso Adamo ed Eva o verso il serpente di bronzo di Mosè? A volte Warburg tira in ballo la questione della volontà del tempo, di uno Zeitwillen, e qui sembra piuttosto vicino al Kunstwollen di Rieger, ma è una risposta che ci lascia evidentemente, almeno mi lascia molto insoddisfatto, perché sembra una questione un po' di zeitgeist a un certo punto, no? Una risposta genericamente culturologica. E poi qual è il ruolo e la libertà del singolo artista rispetto all'eredità mnemica? Qual è la sua libertà ecforica di andare in una direzione piuttosto che in un'altra? Sappiamo, l'abbiamo sentito anche prima da Mastio rispetto a Botticelli, no? Che Warburg apprezzava artisti forti come il Mantegna, come Dürer, e bacchettava invece quelli come Botticelli o come Ghirlandaio che si erano lasciati troppo andare ad assorbire senza filtri le linfe che salivano dall'antichità. Ma a me personalmente, non so voi, questa roba qua degli artisti forti e deboli non mi ha mai tanto convinto nel discorso warburgiano, e ho spesso avuto l'impressione che lui, come aveva tutti i diritti di farlo, avesse delle preferenze, delle simpatie, delle antipatie, ma che fosse teoricamente difficile difendere l'artista forte che sa opporre un filter system, dice lui, alle linfe, e un artista debole che invece non è capace. Su quali basi operiamo il criterio per fare questo derby tra forti e deboli non è molto chiaro. Poi c'è il grosso problema del perché questa eredità mnemica, che dovrebbe trasmettersi attraverso tutte le generazioni in quanto si trasmette come dato materiale, come cervello che si trasmette di generazione in generazione, perché dovrebbe ingrottarsi in periodi carsici, come ad esempio il Medioevo, e riaffiorare solo a un certo punto? Qui mi sembra che Warburg si avvicina con un'idea di storia come quella che più tardi avrebbe elaborato Benjamin, nel senso di un momento di particolare leggibilità di un periodo storico precedente rispetto al presente, una Jetztzeit. Ma anche questo è spiegare il perché, è intuire che potrebbe essere così è un conto. Capirlo davvero a fondo e poi porlo alla base di una storiografia delle immagini è tutto un altro paio di maniche. Mi fermo qua e vi ringrazio molto anche per avermi dato molto da pensare rispetto a queste piste che io stesso volevo toccare, ma che già voi, chi mi ha preceduto, aveva ampiamente anticipato. Grazie, grazie di cuore. Grazie molto Andrea per questa bella presentazione e per aver introdotto anche il tema della pluralità, che non ha a che fare solo con il concetto di memoria warburgiana, ma con più in generale con il pensiero warburgiano nella sua interezza. Basti pensare a quella sorta di global art history che ha anticipato. Volevo chiedere alle organizzatrici se passiamo direttamente alla discussione finale o come devo procedere.
Io direi che si potrebbe aprire a questo punto, più sono gli interventi meglio, perché abbiamo un po' di tempo, fortunatamente grazie proprio alla puntualità dei nostri relatori, quindi si può partire. E, tra l'altro trovo interessante che Andrea abbia finito con una serie di domande aperte, molte delle quali naturalmente non cercano una risposta in questa sede, ma che sono degli spunti interessanti con cui si potrebbe cominciare a discutere. Ci sono domande? Io vorrei passare la parola a Claudia Vedepol, che coordinerà questa sessione finale e raccoglierà queste domande. Vorrei iniziare, se siete d'accordo, dalle cose che in buona sostanza sono rimaste indietro. We can shift to English with Claudia, and thank you to all. Okay, thank you, Katia. If we just open the general discussion now, I think like we had no chance to answer questions so far. Just very few words, maybe while people are still thinking. About what they heard, this broad spectrum of sort of lessico Warburgiano of terms and ideas somehow originating in Warburg's thought, but diverging in all sorts of directions. Just quickly, I think everybody knows how to ask questions. You find your like this raise your hand button on the lower sort of part of your screen, so please use that. Somebody will read the chat, I think, if there are questions in the chat. So while you're still thinking perhaps about a question, I just want to remind us really what we heard, like to try to summarize a little bit. This huge and broad spectrum of inspiration, in particular from the sciences, which Warburg tried to adopt for his own attempt to come up with some sort of comprehensive theory. And we know, unfortunately, he didn't come up with it, but left us this broad heritage of thoughts, many of them unpublished. And we could also see how much he really adopted into a metaphorical language, how many scientists, sort of state of the art of his time, he read and tried to sort of find fruitful ways into his, like, to take out and use for his own theoretical thought. So this was a perfect spectrum of all that, the whole day of seeing how broad the inspiration was, but at the same time, how many individual lines we could follow up on all that. Unless there's an immediate question to one of the last speakers, I might just kick us off with one question I actually have for Matthew, sort of my co-speaker. So it was really completely convincing how you reconstructed Warburg's idea and concept of the Erinnerungsbild and how that sort of, where he got it from and how he tried to use the inspiration he got from secondary literature to build his own theory there. You quoted him sort of, you came to the conclusion like about the danger of the Erinnerungsbild of this, the dynamic states of antiquity, how much they sort of would re-evoke a certain primitive behavior. And that sort of, again, translated into artistic activity and into something which is the ideal style and in the extreme form, the Baroque.
There's another strain of that in his dissertation, and that's not the sort of the Erinnerungsbild, something immaterial, but the material copying. And that's, again, something from the field Andrea Pinosti is a specialist of. His example is Agostino Di Duccio. And this idea of the, I think he says, abgeschnürtes Dynamogramm. So the image which is copied without having been sort of lacking the empathy of reproducing it through sort of personal experience. Coming to a similar result in the end, so something which is sort of a Baroque style, which is not really an authentic image of what the artist, painter mainly in Warburg, empathized and expressed as his own feelings. So how does that actually go together? Is this with his idea of the Erinnerungsbild? So now you can, I think you can unmute yourself. Thank you. Thank you, Claudia, for this really rich and stimulating question, which I think also ties into your comments about part of what makes that difficult to answer. I think I can't really say much to the abgeschnürte question, but I think part of if I can maybe turn the question around, I think part of what struck me from all of the really terrific talks today is the way that scientific theories and concepts that are often mutually exclusive, if not mutually incompatible, are synthesized in Warburg's work. I was thinking of Giovanna's discussion of Osthoff and the uneasy relationship between Steigerung and intensification on the one hand, and polarization or polarity, which in the linguistic example of a case of morphology, involves an act of substitution. Whereas I think in the Goethean paradigm or descriptive morphology, substitution is not necessarily an important act. And a similar case in your talk, Claudia, about how the electromagnetic swing between the poles doesn't have anything to do with the pendulum's exchange of kinetic and potential energy. And so I think there's what we've really seen today is a kind of way in which these concepts are being invented and put to use and actually employed to explain, as it were, they're not scientific concepts that are simply applied, but they are transformed and then and then applied to cultural historical questions. But this is an act of invention in its own right, or one could even say science fiction. And yeah, I mean, one thing that I could maybe just pass to Andrea Pinotti would be thinking about the problem of style that Claudia raised. I was also reminded of a number of notes and fragments on Ewald Hering and the idea of organisierte Materie, which is synonymous with memory for him. And the question of, where this memory is in matter or outside matter and how these fit together. But at points, he also calls it
calls style itself. Der Stil is the Selbstinterpretation der organisierten Materie, which, if we want to translate that, would mean the self-interpretation of organized matter or the self-interpretation of memory. And this is one of those really interesting cases where I think what you were, your open question about strong and weak artists comes to the fore, and the ideas about, I think maybe one thing that Warburg is doing, and this is an open question, is using these scientific concepts as epistemic metaphors to describe cultural change or psychocultural states. So the, you know, so-called primitive and civilized opposition fits perfectly within a thermodynamic, well, not perfectly at all, but for Warburg, it's placed within the framework of thermodynamics and energy retention or condensation. And I think that this is also critical in order to understand even his major texts, like the dissertation that you mentioned before. But I would be curious if anyone has any further thoughts. Oh, hands. Shall we? So Katja, shall we have Andrea first? Because it's a direct question to him. Yes, please. Okay. Thank you, Matthew and Claudia. I think that actually there's a triangulation: collective memory, style, and Einfühlung. And while you were introducing this problem of Einfühlung, Claudia, I was thinking that perhaps a possible interpretation of this opposition between strong and weak artists could be aware, unaware. For example, empathy is often distinguished from emotional contagion, Gefühlsansteckung. So, for example, you are in a cinema theater and a person starts shouting and crying and she rushes out of the theater. Everybody goes out because everybody is afraid and there's a stampede, but you do not know why. So it's just an emotional contagion, and you behave as that person behaves without being aware of the reasons, of the motivations. So I think that perhaps the repetition of a stylistic formula could go in that direction, with an artist not being properly aware of the reasons why he or she should assume the heritage of that, of the heredity of that form, of the formula. Being aware, being unaware, I'm just thinking loud, it might be a possible interpretation in that direction. But certainly, style itself being the individuality within the individual, style is what is shared. And it is structurally connected, of course, to the problem of anonymity of a level, of a stage which goes beneath the high personalities with their identified individuality. Va bene, grazie. Devo anche dire che è perfettamente possibile fare anche la discussione in italiano. No? La discussione non è solo in inglese. Ok, so feel free to raise your hand. Now, Katja.
Volevo fare in realtà due domande, o meglio un invito e una domanda. L'invito è a Maria Teresa Costa, approfittando della sua presenza, di parlarci di una, accennarci almeno, del problema della traduzione e dell'autotraduzione, che è già stato sollevato nell'ambito della discussione di oggi, e penso a quanto evidenziato da Claudio Vedepol, ma non solo, a proposito della difficoltà di tradurre i termini di Warburg nella lingua inglese in particolar modo, e di quanto, e questo è stato detto da Cerivia, le traduzioni in italiano, la prima, la più diffusa, quella del 66, debbano essere considerate in termini oramai storici e nel contesto in cui queste traduzioni furono fatte. Di fatto, queste traduzioni segnano una distanza molto significativa da quanto oggi mostrano gli studi warburghiani. L'altra domanda, che farò in italiano, vorrei rivolgerla di nuovo a Cerivia Vedepol e a Matthew Wohlgraf, riguarda l'uso di schemi, diagrammi, disegni, che mi sembra siano, erano molto presenti nei materiali che avete commentato, mi sembra che siano un buon esempio dell'adozione di uno strumento non esattamente proprio della storia dell'arte nella scrittura warburghiana. E questo consente, credo, anche di mostrare quanto quella che è stata commentata come incompiutezza, frammentarietà o insufficienza o perfino scorrettezza della lingua warburghiana mostri in realtà l'adozione, in alcuni casi, di strumenti altri. Io posso fare un solo esempio e poi appunto passo la parola a voi. I testi delle conferenze che Warburg tenne con diapositive o con montaggi di fotografie hanno uno statuto differente da quello di un testo preparato per la stampa. E in questa, in termini, possono e vanno considerati. Sono testi che nascono con immagini, sono testi che nascono con immagini di natura differente e che non sono pensati per la lettura del pubblico. In questo senso lo statuto è diverso. Mi taccio e prima di tutto, appunto, vorrei sentire Maria Teresa se vuole accogliere questa richiesta. Grazie, molto volentieri. La traduzione è un tema che mi sta particolarmente a cuore. E nel caso a cui alludevi specificamente, cioè alla traduzione inglese, alla traduzione italiana di Warburg, naturalmente traduzione e errori di traduzione hanno a che fare anche sul modo in cui la tradizione warburghiana ci viene trasmessa e influenzano gli studi warburghiani. Contemporaneamente leggere l'autore in un'altra lingua e leggere queste nuove traduzioni e tradizioni warburghiane che sono nate dalla lettura dei suoi testi originali possono arricchire il pensiero warburghiano.
E mi viene in mente in questo senso una frase di Gombrich che ha pronunciato in occasione dell'anniversario della morte, del 70° anniversario della morte di Warburg nel 99, in cui diceva: "There is no better way of finding out what a writer meant than to attempt to state his meaning in different words, preferably in another language." E so che tu ti riferivi probabilmente alla pubblicazione anche che ho curato insieme ad Hans Christian Hoeneß nell'ambito della prima fase del Bilderfahrzeug, del progetto di cui ora fa parte Matthew. Il libro si intitola Migrating Histories of Art, Self-Translation of a Discipline, ed è stato pubblicato nel 19 da De Gruyter nella serie degli Studien aus der Bauhaus, grazie a un contributo del Kunsthistorisches Institut. In questo libro abbiamo voluto approfondire il tema della autotraduzione nella storia dell'arte da una prospettiva interdisciplinare, ma soprattutto appunto in autori legati alla storia dell'arte, inserendo però questo dibattito nel più ampio settore dei Translation Studies. Si è trattato quindi di vedere in che senso, cioè quali siano le conseguenze per uno storico dell'arte che scrive in una lingua diversa dalla propria perché è costretto o perché vuole farlo, cioè di autotradursi e magari poi di ritornare in modo rinnovato alla lingua originaria. E si tratta ovviamente di un processo estremamente complesso che ha un impatto sia sull'identità dell'autore che sul lessico disciplinare che sulla metodologia. Un esempio è naturalmente quello di quei molti autori di origine ebraico-tedesca emigrati negli Stati Uniti durante il nazismo, e, come Panofsky, che hanno importato i metodi della storia dell'arte tedesca negli Stati Uniti, creando poi uno dei metodi che è diventato tra i più diffusi metodi della storia dell'arte tuttora, cioè l'iconologia. Tra i contributi presenti in questo volume ci sono saggi di importanti studiosi, come per esempio Irvin Levin, che ha scritto appunto su Panofsky, e purtroppo si tratta del suo ultimo saggio, e di Sigrid Weigel. Oltre ad aver introdotto poi il tema generale, ho scritto un piccolo contributo che si intitola Abby Warburg's Literal and Intermedial Translation, in cui mi sono confrontata appunto con il tema della traduzione e dell'autotraduzione, specificamente nel pensiero di Warburg. Perfettamente integrato nell'ambiente del Kunsthistorisches Institut di Firenze e della Biblioteca Herziana, ha redatto alcuni testi in italiano grazie all'aiuto del già menzionato amico Giovanni Poggi, che allora era soprintendente per i beni artistici della Regione Toscana. In particolare i testi I costumi teatrali per gli intermezzi del 1589, del 1895, e i testi delle imprese amorose nelle più antiche incisioni fiorentine del 1905, successivamente tradotti in tedesco, risentono del dialogo tra le due lingue, tra italiano e tedesco, della parziale intraducibilità dovuta alla differenza tra gemeintes, tra inteso, e modo di intendere, atas meinens, per dirla con Walter Benjamin. Ma la questione naturalmente è ben più complessa. La seconda parte del saggio è invece dedicata a quella che possiamo definire traduzione intermediale, soprattutto nel tardo Warburg, e cioè al continuo passare da testo a immagine e collezioni di immagini, nel suo esperimento della Trante Mnemosine e in altri esperimenti condotti per alcune mostre che ha progettato e curato, seguendo il motto Zum Bild das Wort. Grazie alla traduzione e all'autotraduzione può essere abbandonata la dimensione isolata della soggettività, entrando nello spazio comune della lingua e delle lingue, in cui ogni parola e ogni immagine, per tornare al tema della memoria, hanno una memoria culturale e contengono infiniti rimandi ad altro. In tal senso anche i concetti tradizionali di originale e copia perdono i loro confini netti e si inseriscono l'originale nella dimensione della potenzialità, della differenza, della pluralità, e questo è possibile perché, come ci insegna Warburg, lingue e immagini sono in perpetua trasformazione e continuano ad autotradursi. Mi fermerei qui.
Se serve, ripeto, la domanda era relativa ai gli schemi, ai diagrammi, decidete voi. Chi vuole. Anche quella è una forma di traduzione. Come? Anche quella è una forma di traduzione all'interno del pensiero di Warburg, può essere letta così. Se posso fare una piccolissima intervento a proposito di questa tendenza di Warburg sugli schemi, perché è un problema che sulla quale mi sono interrogata da molti anni, e vorrei soltanto così comunicare molto brevemente qual è la mia ipotesi. Warburg, a mio avviso, usa gli schemi soprattutto nella prima parte della sua vita. E questo io credo che, anche perché lui lo scrive ogni tanto, era proprio questa sua esigenza di ricerca di ordine, questa esigenza di organizzare schematicamente il suo pensiero. E questo è dovuto al fatto sia a una sua difficoltà a tenere insieme un impianto interdisciplinare che comunque già dagli appunti dei frammenti emerge in maniera abbastanza chiara, però un impianto disciplinare complicato poi da tenere tutto insieme, considerando anche poi un po' la sua tendenza, no? Ad andare sempre oltre, ad uscire sempre fuori, a trovare altri tipi di collegamenti. Progressivamente gli schemi mano a mano vengono a diminuire e quindi con questo possiamo veramente pensare al fatto che noi abbiamo, e si conserva in archivio, dei suoi quaderni neri dove ci sono gli schemi tracciati, ma spesso e volentieri all'inizio ci sono soltanto delle parole senza poi il completamento sulla destra dello schema, e poi mano a mano abbiamo dei quaderni dove ci sono gli schemi vuoti. Quindi questo suo poi progressivo lasciare gli schemi, a mio avviso probabilmente proprio perché lo schema, dove nello schema essenzialmente prevaleva la parola, poi le immagini assolvono a quel problema di poter lavorare liberamente secondo un ordine che lui mano a mano mette a fuoco e che poi darà vita alle tavole dell'Atlante, cioè un ordine che non è schematico, ma è un ordine che è fatto per collegamenti. Tanto è vero che le prime tavole alle quali Warburg lavora a partire da dopo il 24 sono tavole più schematicamente organizzate. Penso alle tavole per la mostra sulle metamorfosi di Ovidio, dove c'è un indirizzo cronologico che poi generalmente si perde, generalmente lui non usa più. Generalmente poi le tavole non seguono una struttura cronologica dalle immagini dell'antichità fino alle immagini dell'arte moderna, nel caso specifico delle tavole sulle metamorfosi di Ovidio. Ecco, mi domando se questo uso degli schemi ad un certo punto viene abbandonato per proprio motivo di sua emancipazione, trovare una sua forma di organizzare il suo pensiero, comunque in qualche modo controllarlo. In fondo tutte le sue parole chiavi sono parole che non sono mai definite, ma sono parole che stanno fra due, la polarità, lo Zwischenraum, quindi non è mai una definizione. Quindi tenere un pensiero che non ha mai una definizione, aveva bisogno inizialmente di schematizzare. Poi questo problema in qualche modo lo supera, cioè trova un altro modo per organizzare e comunque ad esprimere il suo pensiero. Ecco, non so che cosa ne pensate su questo possibile ragionamento. Thank you. I was also asked, I should add what I think. So I completely agree that this is Warburg is continuously trying to find a system, and that changes throughout his life. So we have got several, but I would differentiate between that
like the schema and the diagram, what in English is a diagram. So whatever, the table, the map, these are the systematization that he's trying to find, let's say, a frame for his theoretical thought. The diagrams which Matthew and I have showed, I think are inspired by the sciences entirely. Some of them are entirely his own. Some are perhaps copied. Mm-hmm. And whenever he has his own versions, I think he is copying the thought of the scientists. Mm-hmm. Sort of who's, yeah. Like Matthew has shown the little diagram of the brain, on which he has also written a little bit. So he can maybe follow on that. But I think they have like there's a general picture of visualization, the tendency to visualize his broader thought. And then there is the example sort of in detail, which is the diagram. So that's how I see it. But I'm happy to pass on to Matthew before. We've also got a question in the chat, so at some stage. But let's continue with this one. I just wanted to, very, very quickly add to what Claudia was saying. And I think that in a way, in fact, what both Claudia's were saying, the kind of the relationship between static and kinetic energy that you discussed in your lecture, also, I think Varberg consciously applied this to his own physics of thinking, so to speak, because I just looking through my notes in preparation for this talk, I remember finding this four page little maybe very neatly written set of notes from 1897. Über Verkürzungen and abbreviations, but it's actually this a kind of philosophical rumination on what we can really think of as a semiotic theory of shortening and condensing, and that's exactly what the diagrams and Varberg's own language are doing. But if I can just, you know, very quickly rattle off some of these examples, you know, in for abbreviations, in ornament, the head stands in for the body. In rhetoric, it's the example. In names, you know, the Kosenamen, so nicknames, serve in here. Stenography, ceremonies, titles, and so forth are all part of his consideration here. So I think it's not unlikely that he was also aware of the way that such condensation actually functions in a physical sense. He wanted to. People have also written about him as believing not in not only in Bildzauber, in image sorcery, but also in Wortzauber, or a kind of Wortmagie. I think this is. If we're talking about Varberg's language and his use of diagrams, this is actually an interesting example where he himself is very much between a kind of magic and science. Thank you, Matthew. And it just made me think of, he does the same kind of condensation with his language. Like what he coins are highly condensed metaphors, which brings us back to translation, because these are the challenging words, which are, it's a heavily metaphor-laden language, and the metaphors are carrying so much of his theoretical thought, which, especially into English, is almost impossible to translate. So I have got a question which I want to read out from the chat, from Bernhard Seidler. Could one of the presenters offer reflections on the relationship in which Warburg draws
for his cultural historical theory from the sciences of his own time in order to analyze the typological series of images in which Warburg draws from the historical scientific discourses from the time of images. Did Warburg himself comment on the relationship between these approaches? How did Warburg explicitly or implicitly go about merging horizons? And then he says that he understands Italian. So, o in inglese o in italiano. It sounds a little bit like it is for you, Matthew, again. I was thinking Giovanna could probably speak to this. Or Giovanna, yeah. Yes, sure. If you like, I can start and then pass it over to you, Matthew. I'm glad to do so. Well, two things come to my mind with this question. The first one is a sort of a classificatory pulsion, which is analogous to that of the archaeologists of the time. Of course, also these diagrams remind also of the atlases of the archaeologists, and tupus is of course a technical terminology in the archaeological reconstruction, philological archaeology of the time. But I think that the morphological gaze here adds to the concept of tupus itself, of course, because we know that what Goethe understands with the word tupus, be it the Urpflanze or the Urwirbel in zoology or in botany, of course, is not an individual origin, but again, this concept of originary sort of a reference, so the Urwort, the Urwurzel. So I think that it's the merging of these two perspectives, and it's interesting to trace, apropos translation of methods in this case, how Warburg's collaborators such as Fritz Sachsel, for instance, or Erwin Panofsky himself, the young Panofsky, who wrote together with Sachsel the essay on melancholy, the Untertitel is eine Quellen- und Typengeschichtliche Untersuchung, so a research, an investigation on the history of the sources and types, which is conceptually different, of course, from the Pathos Formel, and consciously so, I think, because Panofsky elaborates on that also in his later years, in the 50s and the 60s, and so on. And so just a hint. I would have also myself some other... Oh, and of course, this reminds me to a passage in his lecture on Dürer in 1905. Actually, he develops his argument in contrast to the scholarship of his time, when he says that actually Dürer was relating to classical antiquity, when he says, although we have the sort of inventories of the archaeologists, we as Renaissance researchers weren't able to trace back this. So the sort of insufficient tools of the archaeologists of this understanding of tupus, I think, is mostly manifest in this lecture. I myself also have some other questions, but maybe I'll leave them for later if there will be time. So Matthew, maybe you want to add? I think I've spoken enough, probably. You should feel free to go ahead. Question. So thank you so much. So I have a lexicographic question, actually, since we're actually investigating this dimension and related to the multiple words used for to referring to memory. Because I think, but please correct me, that in German, Gedächtnis and Erinnerung refer to two slightly different perspectives, because Gedächtnis is radicated, so to speak, in the dimension of thinking, the Denken root, whereas Erinnerung is something more active, I would say. And I was wondering whether during your talks in the afternoon about the role of intentionality in this case, and since we've been referring to Viennese
authors, Emmanuel Levy, an archaeologist, another archaeologist reflecting on Tubenwanderung, for instance. Since we were talking about Ernst Brücke, I was wondering what's the place, well, what is the relation with another concept used by Schlosser, who was actually writing of Gedankenbilder, when he was reflecting in 1902 on the künstlerische Überlieferung, on the artistic tradition. If there's a relationship he has been reading, or if there are some traces of a dialogue, and I don't know, in the correspondence, or you know better than I do. So that's for me. Oh, yeah? Yeah. Yes, for. Well, you want to start, Matthew. No, please, start it. Yeah, I must say, like Gedächtnis in Erinnerung, as a native German speaker, I should know, but you're probably right. Like immediately, I couldn't say. There is, for me, it's pretty identical, but probably Gedächtnis is more the individual, as you said. So it sort of dies with the individual, but you can say zum Gedächtnis in Erinnerung an. That's almost synonymous, I would say. But I'm, well, yeah, etymologically, I don't want to sort of pass this border. I'm not the right person, I think, to answer this. And now remind me, so the correspondence with your last question. Schlosser? With Schlosser. Oh, with Schlosser. Yeah, there is. Yeah, I can't say by heart what they're exchanging, but there is certainly with Sachse, but you know that. So you were asking about Warburg and von Schlosser. Yes, and about this terminology used by Schlosser, which is actually strikingly similar to the Gedächtnisbilder, Erinnerungsbilder, Gedankenbilder. So it's quite a sort of, family resemblances, or there is something we can actually trace philologically, I mean. Well, just one word about generally about, like, we never, like, Warburg read so many things of which we can never know if he read them or didn't. So there are many books in his library which he probably didn't read, but on the other hand, we don't have sort of physical proof of what he actually read. But yeah, I pass on to Matthew with that particular question. I'll be quick, since I see there are some hands raised. But it's a really brilliant point about intentionality, because I think that's one of these slippery slopes where these issues about I think it's essentially that gray zone where between individual and social influence that Andrea was also talking about. And now that you mention it, it's remarkable that, to my knowledge, the term Gedankenbild never appears in Warburg's writing. I mean, Claudia, feel free to correct me if I'm wrong. Doesn't sound familiar to me. But I think it's indicative that Warburg is particularly drawn to those kinds of to ideas of passive influence, which, as you mentioned, Gedächtnis in particular. But I think in the way that he uses Erinnerungsbild, it is fairly synonymous. But they are meant really as passive and seen from a deterministic, almost, as I've tried to show, almost physiologically conditioned sense of memory and the influence of the past. And thinking, well, I mean, this is something also in the material that Claudia was discussing. He sees the artist as somewhere between the reflexive sort of Urmensch and the literate scientific scholar, that is Warburg himself. So the artist does not quite is doing something between feeling and thinking. And I guess that's why it remains so much of interest. But I'll, yeah, on to something. Not just the artist, of course, everybody involved.
So we're very sort of unprecise. So Maria Teresa is the next one. Sorry. Yeah, as a non-German native speaker, I was wondering if Gedächtnis and Erinnerung are in a way synonymous, but I have the feeling that the Gedächtnis has to do also with the faculty to rethink and to bring into the present the memories, and Erinnerungen are also the memory in itself. And another point came to my mind. Schlosser spoke about Gedankenbilder, and in a total, completely different context, but also in the in Warburg times, Benjamin speak about Denkbilder is use a similar way of constructing a word, but to say something quite different, which has to do both to text with text and images in the same way. And of course, Denken and Gedächtnis has also the same roots. So in the act of thinking, there is already the memory. So this was... Okay. We've got a question from, or the request to add something to the question of diagram from, so this is... Antonella. Yes. So just before, so I ask you now, because that's the other sort of topic we are almost abandoning, and then it's Katia again. E torno un po' indietro alla prima, al primo input lanciato da Katia al tema dei diagrammi, velocissima, per dire che negli anni 20 negli Stati Uniti anche c'era una certa ricerca sulla costruzione di diagrammi, di schemi all'interno della cultura museografica, allora alle origini, che culmina poi nel 1936 in un famoso diagramma fatto dal direttore del Museum of Modern Art di New York, Alfred Barr, che usa come copertina di una grande mostra sul cubismo e l'arte astratta, ma lui già negli anni 20 aveva cercato di organizzare in forma diagrammatica, proprio visualizzazione dei dati, diremmo adesso, no? Data visualization, alcuni momenti della storia dell'arte, perché era allievo di Paul Joseph Sachs col CH, Sachs, che era insomma un collezionista, un credo anche mecenato, ma anche professore delle primi, insomma, uno studioso proprio precoce di museografia. E quindi questa cultura del diagramma molto diversa, non c'è paragone con il pensiero per Balzi, per Lampi, anche di Warburg, assolutamente, però è interessante che negli Stati Uniti, dove anche c'è una, diciamo, un altro personaggio, Vannevar Bush, che cerca di inventare una macchina per registrare i percorsi di studio del ricercatore, sempre quello un pochino più tardi, fine anni 30, inizio 40, ma i diagrammi molto negli anni 20. Sono due cose molto diverse, però forse sono interessanti da comparare, anche, cioè, ovviamente la cultura warburgiana, mitteleuropea è tutta un'altra cosa, però la cultura americana in quegli anni anche, diciamo, ha un pensiero sul diagramma che può essere fertile da indagare. Posso dire qualcosa? Prego. Sì, sì, sì. Sì. Allora, c'è ancora... In relazione a questo, sì. Allora, qualche minuto, consentitemi di parlare in italiano. Io mi sento un po' fuori perché questi vostri ragionamenti interessantissimi, raffinati sul lessico warburgiano mi trovano un po' estraneo. Io pensavo che avrei potuto raccontare la mia via al Warburg o piuttosto all'Istituto Warburg, ma rinuncio perché mi pare che sia fuori tema. E se poi
Beatrice o la signora Mazzucco riterranno opportuno, ve lo posso dare per gli atti. Ma volevo dire due piccole cose prima di salutarci. Una, che mi ha meravigliato sentire che la traduzione del 1966 sia da rifare. Io ho conosciuto Warburg proprio attraverso quell'edizione curata per la casa editrice, quella antologia curata per la casa editrice la Nuova Italia di Firenze. E quella, la traduttrice è niente meno Emma Cantimori Mezzomonti, cioè una signora di una elevatezza culturale straordinaria, la moglie di Cantimori, la quale ha lavorato in Germania per tanti anni ed è la traduttrice ufficiale del manifesto del Partito Comunista di Marx e Engels, ed è la moglie del traduttore del primo libro del Capitale di Marx. Quindi, insomma, mi fa un po' meraviglia che sentire che quella traduzione, però tutto può essere, e anche le migliori traduzioni invecchiano col tempo. Ma questo, diciamo, è una piccola meraviglia, ecco, che non riguarda il tema. Invece, volevo dire qualche cosa sull'Istituto Warburg, al quale io sono rimasto molto affezionato, e naturalmente l'argomento di oggi era altro, era il lessico warburgiano, ma io mi sono accostato a Warburg come un filologo, ecco, non come uno storico dell'arte. E come un filologo io ho sentito una consonanza. Prima di tutto perché nel Warburg, in Woburn Square sono stati pubblicati libri di filologia straordinari, è stato pubblicato l'Iter Italicum di Paul Oscar Christeller, che è un monumento alla cultura europea dell'umanesimo, è stato pubblicato lo Zibaldone Quaresimale da Alessandro Perosa. Sono state ospitate personalità come Arnaldo Momigliano, lo storico, è stato pubblicato il monumento straordinario dell'Hortus Deliciarum di Errada di Landsberg, è stato pubblicato un libro straordinario di Richard Salomon su Opizino de Canistris. E in questi libri io ci ho trovato la storia dell'arte, ma ci ho trovato anche la filologia, anzi ci ho trovato il connubio fra letteratura e arti figurative. È un'idea alla quale io sono molto affezionato, perché ho sempre pensato, e l'idea mi si è confermata attraverso la lettura di tutti i libri di questa scuola, che il mondo è stato interpretato dagli uomini attraverso, è stato letto, interpretato, rappresentato attraverso due forme, l'immagine e la parola. Ecco, nel Warburg Institute io ho trovato, diciamo, il recupero di questo rapporto fra l'immagine e la parola. L'immagine e la parola. E purtroppo nella tradizione, non so, degli studi di storia dell'arte italiana, su cui sono state dette anche parole un po' scherzose all'inizio, e spesso si è dimenticato il rapporto con la parola. Per esempio, si pubblicavano le fotografie della fontana di Perugia e si saltavano le immagini, e si saltavano le parole, si saltavano le scritte, come se quelle scritte fossero qualcosa di allotrio rispetto alle immagini. Ma siccome le prime tre o quattro lettere di quella iscrizione sono scritte in una scrittura diversa da tutto il resto, io mi sono fatto l'idea che i due autori, i Pisano, avevano un lapicida il quale non era all'altezza e l'hanno mandato via subito, perché ritenevano che la bellezza delle scritture era, diciamo, una cosa che doveva andare d'accordo con la bellezza delle immagini. Ecco, nel Warburg Institute c'è questa collaborazione, questa
questo recupero di questa fratellanza fra la parola e l'immagine. E questa è una cosa alla quale io sono molto affezionato, sulla quale non voglio insistere tanto, ma insomma potrei parlare a lungo, e mi pare che in ambienti dell'Europa dove queste metodologie non sono ancora arrivate, si continua a fare una storia dell'arte difettosa, devo dirlo sotto questo aspetto, nel senso proprio che si conoscono le immagini ma non si conosce la parola. Scusate. Thank you. Impertinenza. Se non ci sono altri interventi, saremo arrivati all'ora canonica in cui ci dovremmo salutare e concludere questa giornata molto interessante, molto proficua, anche per me che non sono una studiosa warburgiana ma soltanto una storica dell'arte. E quindi vorrei ringraziare tutti voi relatori ma anche ascoltatori, che sono stati numerosi per tutto il tempo del convegno, come avete visto, e ringraziarvi a nome dell'Accademia Colombaria e ricordarvi anche che tutti i vostri contributi verranno poi pubblicati o nella serie degli atti a memoria della Colombaria o nei quaderni della Colombaria. Dobbiamo ancora decidere con il presidente qual è la sede più adatta a questi materiali, che quindi verranno, diciamo, di cui questa giornata avrà, diciamo, una sua memoria anche scritta, e quindi questo per noi è un fatto molto importante, che non vadano perse diciamo dei contributi così, così interessanti e così nuovi. Quindi vi ringrazio e chiudo quindi questa giornata. Vi saluto.